Allora, un attimo che aggiusto anche qua la sedia. Controlliamo se gli audio sono a posto, microfono. Vediamo. Ok, ci siamo, perfetto. Tra l'altro vedo che OBS quest'oggi non mi dà problemi. Bene, signore e signori non solo, buon pomeriggio, bentornati su MPStream. Vi chiedo scusa per il ritardo di circa mezz'ora, però purtroppo ho perso tempo per doccia, barba e qualche piccola aggiustatina qui. Tra l'altro, tra altre cose, io come un imbecille stavo iniziando questa live però con il titolo e le categorie di quella di ieri, di Xenoblade, che non c'entrano assolutamente niente. Quindi me ne sono accorto dopo 2 secondi che avevo già fatto partire la live, quindi interrompere subito e poi andare a cambiare nella dashboard per autori le varie cose. Però eccoci qua, perché oggi si parla nuovamente di risultati finanziari e questa volta, se in passato ho fatto la combo che facevo sempre Sony e Nintendo, per questa volta invece voglio andare in maniera isolando le due, quindi oggi facciamo Sony, visto che ieri hanno rilasciato i risultati finanziari, e poi sarà boh il 10 maggio, perché comunque sia Nintendo i suoi risultati li rilascia il 9 maggio. Ce ne vorrà di tempo, perché comunque la settimana prossima è Golden Week, quindi festività in Giappone, con calma, con molta calma, e poi il 9 maggio quindi avremo risultati finanziari, sapremo quanto avrà fatto Switch, no, OBS, no, quindi anche in questi casi, anche di pomeriggio me lo fai. Dicevo, la settimana del 9 maggio, che sarebbe anche quella di Tears of the Kingdom, guarda un po' tu il caso, avremo i risultati finanziari, quindi quanto avrà fatto Switch, il suo software, le previsioni per per l'anno fiscale attualmente già iniziato, ovvero da aprile di quest'anno a marzo 2024, pensando anche magari, non è che Nintendo, come già fatto in passato, anche se secondo me non lo fa per varie ragioni questa volta, anche nel caso, anticiperà, tipo dice, attenzione, lanceremo una nuova console entro la fine di questo anno fiscale. Più che altro per una questione molto semplice, non sono sicuro che ne parlerà già a maggio, anche se dovesse uscire entro marzo 2024, perché 3 giorni dopo esce Tears of the Kingdom, chiaramente titolo enorme per Switch, quindi perché rovinarsi la vita proprio a 3 giorni di distanza? Poi abbiamo esempi tipo Capcom che non direi tanto rovinarsi la vita, però tipo che ne so, che annuncio la versione PS2 di Resident Evil 4, qui ormai sto andando da quasi 20 anni fa, perché veramente quasi 20 anni fa, tipo proprio poco prima del lancio della versione GameCube, veramente 20 anni fa, perché quella è uscita se non sbaglio nel 2004, poi la versione PS2 invece 2005, quindi siamo veramente lì 19 anni fa, cazzarola. E com'è che so queste cose? Vabbè. Tornando a Sony per l'appunto, oggi per l'appunto parliamo dei risultati finanziari, delle previsioni, anche ovviamente anche per Sony, per l'anno fiscale che è appena iniziato, e del fatto che c'ho da mangiare un corvo enorme, ma non soltanto un corvo, perché vabbè, l'espressione proprio inglese itacrao, che non so come tradurre in italiano effettivamente, quindi ho parlato comunque di corvi su Twitter in ogni caso. Perché io pensavo che mai sarebbero riusciti a raggiungere i 6,2 milioni di PS5 distribuite nel trimestre da gennaio a marzo 2023. Mi sembrava un qualcosa di impossibile, ma lo vedremo comunque meglio, perché ho anche qui, grazie a Welfare, utente di Twitter nonché di Installbase, proprio qui sopra, ho proprio lo storico dei migliori periodi delle vendite più alte tra un gennaio e un marzo di qualsiasi console, e chiaramente PS5 è schizzata in vetta, proprio si è presa il primato, e anche con grande distanza, però ne parleremo meglio più tardi. Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, comunque sia, i risultati macro, quelli proprio di tutta Sony, andando a vedere quelli per l'anno fiscale, per il trimestre, poi un po' più nel dettaglio. Abbiamo anche, tra l'altro, qui questa volta, vi avviso, ho anche qui, tra l'altro, la trascrizione ufficiale di Sony, questa, la trascrizione del discorso che è stato fatto agli investitori, la conference call. Ho anche qui, tra l'altro, andremo a vedere un pochino più in dettaglio, lo devo vedere anche io in effetti,
la sessione di domande e risposte con analisti, giornalisti presenti alla conference call, e poi il mio solito file Excel dove ho tutte le varie cose sistemate, tra l'altro con vari aggiustamenti che ho fatto tra ieri e oggi, quindi per più percentuali, valori anche totali per anni fiscali. Vabbè, tanto lo vedrete comunque a breve. Intanto però iniziamo dalle basi. Allora, partiamo. Partiamo per l'appunto dall'inizio. Partiamo dai risultati consolidati per tutto l'anno fiscale. Quindi, la prima slide per l'appunto della presentazione ufficiale. Quindi, per quanto riguarda le vendite, ricordo che comunque sia... anzi, sapete che c'è? Ingrandiamo anche un bel po'. Adesso va meglio, credo, no? Ingrandisco ancora un altro po', perché sì. Quindi, vi ricordo tra l'altro che tutti questi risultati sono espressi in miliardi di yen. Quindi... quando vediamo, ad esempio, vendite per l'anno fiscale che è terminato, 15.021 sarebbe quello che è terminato a marzo 2022, se dice 9.921,5 intende 9.921 miliardi di yen. Quindi, giusto per darvi un'idea un attimo delle misure. Quindi... per quanto riguarda le vendite qua, che come dice anche la nota, sono le vendite e ricavi, profitti dei risultati dei servizi finanziari, secondo per l'appunto gli FRS, cioè gli standard internazionali di reporting finanziario. Quindi abbiamo avuto un aumento rispetto allo scorso anno fiscale qua di 16%, quindi da 9.921 miliardi a 40 miliardi effettivamente. Il reddito operativo è rimasto essenzialmente invariato da un anno all'altro, cioè veramente cioè poco oltre lo 0%, non c'è essenzialmente niente. Le entrate e i redditi prima delle tasse, prima dell'imposizione delle tasse, hanno visto invece un aumento del 6%, da 1.117,5 miliardi di euro a 1.180,3 miliardi miliardi di yen. Per quanto riguarda invece il reddito netto che può essere attribuito agli stockholder di Sony, abbiamo avuto un aumento anch'esso del 6%, in effetti, da 882 miliardi a 937 miliardi. Tra l'altro, che per l'appunto qua si traduce in che cosa? Si traduce in per azione, un aumento per azione per l'appunto di questo reddito netto di 49,79 yen. Per quanto invece, qua tra l'altro abbiamo anche Sony senza, attenzione, qua abbiamo anche la schermata Sony senza i servizi finanziari, come se la cava? Per quanto riguarda qui, eh sì, perché stiamo parlando di tutto l'anno fiscale, quindi il flusso di cassa operativo, abbiamo visto che si può vedere che c'è stato un grande decremento da questo punto di vista. Poi tra l'altro qua si può anche vedere la pagina 21 nelle dichiarazioni finanziarie, meglio per maggiori dettagli. Una riduzione del 50% direi quasi, da flussi operativi che erano 813,3 miliardi di yen nell'anno fiscale tra aprile 2021 e marzo 2022 a 415,5 miliardi di yen nell'anno fiscale che è andato da aprile 2022 a marzo 2023. Riduzione anche per quanto concerne i flussi di cassa di investimento. E quindi alla fin fine, tra l'altro grande riduzione, cioè, o meglio sì, ancora di più, quindi da 711 a, in negativo questo tra l'altro di investimento, a 1032 in negativo perché investimento, però tutto questo in totale in cosa si traduce? In una grande differenza, perché se nell'anno fiscale precedente c'era un segno più per il flusso di cassa, per la somma di queste due componenti, per 102 miliardi, in quest'anno fiscale invece molto molto di sotto dello zero, meno 616,6, e quasi ci scappava lo diavolo, miliardi di yen. Tra l'altro qua una grande componente di cui abbiamo parlato tante tante volte negli altri video è stato ovviamente il tasso di cambio, drasticamente differente, perché se nell'anno fiscale precedente avevamo che
un dollaro equivaleva a 112,3 yen e un euro equivaleva a 135,30 yen. Nel corso di questo anno fiscale, oscillazioni permettendo, siamo arrivati ad avere che un dollaro è equivalso a 135,4 yen, quindi grande differenza, e differenza importante, seppur inferiore, anche per, tra euro e yen, nel cambio euro-yen, che è passato a 140,9 yen. Quindi per appunto questo ha, comunque abbiamo già visto in passato, e credo che lo vedremo anche nelle altre slide, in ogni caso, contribuito in maniera di un certo livello per l'appunto... per i redditi operativi, i ricavi in generale. Quindi andiamo infatti a vedere adesso comunque sia lo specifico per il trimestre che è appena terminato, quello tra gennaio e marzo, ovvero vendite in aumento del 35%, perché siamo passati da 2.264 miliardi di yen per tra gennaio e marzo 2022 a 3.063,6 miliardi di yen tra gennaio e marzo 2023, quindi un'altra differenza importante, il 35%. Però attenzione, i redditi operativi però sono calati del 7%, quindi da 138,6 miliardi a 128,5. I ricavi, i redditi, gli incassi prima della imposizione delle tasse hanno visto un aumento molto importante invece, molto importante, ovvero del 61%, da 89,6 miliardi di yen a 144,6 miliardi di yen. E aumento di un certo tipo, anche se non tanto importante, anche per quanto concerne l'entrata, il reddito netto che si può attribuibile agli stockholder di Sony. Poi anche per appunto il cambio, perché qui avevamo la specifica per tutto l'anno fiscale, qua abbiamo soltanto la parte riguardante il trimestre in questione, ovvero se tra gennaio e marzo 2022 avevamo che un dollaro equivaleva a 116,1 yen e un euro equivaleva a 130,4 yen, in effetti il cambio europeo è praticamente uguale a quello dell'interno fiscale, guarda un po'. Invece per quest'anno fiscale, il trimestre finale di quest'anno fiscale, 132,3 yen per un dollaro e 141,9 yen per un euro. Quindi comunque sia valori, è interessante comunque sia, per quanto riguarda il dollaro valore inferiore a quello registrato per intero alla media, comunque sia netto oscillazioni registrato per intero anno fiscale, invece l'euro addirittura al di sopra di esattamente un singolo yen. Quindi per l'appunto, andando più nel dettaglio però proprio a vedere qua il perché di questi cambiamenti, di queste variazioni da un anno fiscale all'altro, qui l'anno fiscale in generale, per quanto riguarda le vendite, significativi aumenti nel settore gaming, quello anche, un attimo che devo vedere un secondo la nomenclatura precisa, Imaging e Sensing, ok, sì, giusto, scusate. Poi anche per quanto riguarda la musica, per pictures, quindi serie TV, cinema, film in generale. E poi anche per l'appunto invece l'aumento per altro settore, che sarebbe quello, un secondo, dell'Entertainment Technology and Services, ok. Poi tra l'altro qui, questo, con i cambi, con tutti i cambi che abbiamo visto, 16% d'aumento. Poi per l'appunto invece, sulla base di cambi costanti, questo aumento sarebbe stato drasticamente inferiore, del 4%. Quindi già da qui si può notare, ancora una volta, l'importanza proprio dei cambi, proprio di quanto un cambio deprezzamento dello yen abbia favorito aumenti di entrate. Visto che si parla di compagnie di... compagnie a livello internazionale che giustamente hanno tanto business al di fuori del Giappone. Poi per quanto riguarda per l'appunto l'operating income invece, il reddito operativo, questo è rimasto essenzialmente invariato, cioè, o meglio, l'aumento è stato proprio minimo da un anno all'altro. Per cosa? Perché da una parte abbiamo avuto importanti aumenti per servizi finanziari, il settore per l'appunto imagining, poi quello anche musicale, e anche grande riduzione di, per quanto riguarda corporate, e anche per eliminazione di alcune perdite operative.
Ma dall'altra parte da cosa è stato compensato? Perché qui parliamo, ricordiamoci, del reddito operativo, ovvero di importanti riduzioni proprio nel settore cinematografico, serie TV e anche quello gaming. Proprio questi settori hanno contribuito con grandi riduzioni, con importanti riduzioni dei loro reddito operativi, così come anche quello del settore ATS, a essenzialmente rendere quello totale di Sony in toto un reddito operativo praticamente uguale a quello dell'anno fiscale precedente. Le spese invece per le tasse sul reddito sono aumentate di 7,6 miliardi di yen, con un'aliquota, comunque sia un tasso del 20%, perché aumento di crediti di tasse registrati in Giappone, diminuzione di di tasse dilazionate relative alla tassazione per la tassazione giapponese per compagnie sul controllo al di fuori del Giappone, per l'appunto. Però poi anche che cosa in meno? L'inversione di una precedente eliminazione di alcuni asset di tasse dilazionate, comunque sia ritardate, in certe compagnie in Giappone nell'anno fiscale 2021. Quindi, da una parte, per l'appunto, c'è stata l'eliminazione, cioè sono riusciti, per l'appunto, è stata una dilazione, un ritardo di alcuni asset riguardanti queste tasse, o meglio sono stati ridotti questi, cioè minori asset su cui pagare tasse. D'altra parte però un'eliminazione che è stata effettuata in precedenza è stata dovuta è stata invertita per vari motivi, proprio per l'appunto specifica su certi asset su certe poste di tasse dilazionate in specifiche compagnie. Poi, per quanto riguarda per l'appunto qua l'adjust income, quindi con vari aggiustamenti, con in generale cosa abbiamo? Quindi qua abbiamo per l'appunto che cosa? Se nell'anno fiscale 2021, quello che in realtà sarebbe che termina a marzo 2022, avevamo essenzialmente il reddito operativo aggiustato, diciamo così, a pari a 1138,6 miliardi di yen, in quest'anno fiscale, quello che è appena terminato, in realtà abbiamo che in seguito per l'appunto all'implementazione di profitti e perdite non ricorrenti, di cui tra l'altro abbiamo anche il dettaglio nella pagina 6 qua, siamo arrivati per l'appunto a 1180,4 miliardi di yen. Quindi in realtà, in effetti, c'è l'aumento del reddito operativo in seguito alla considerazione di queste poste è in realtà più grande, pari al 4%, piuttosto che quasi lo 0% di prima dell'implementazione di queste poste. Quindi, ovvero, un aumento di 41,8 miliardi da un anno fiscale all'altro. Lo stesso si può vedere anche per quanto concerne il reddito prima delle tasse sul reddito, che a mese, prima dell'implementazione di queste poste, aumentava del 6%, in seguito è aumentato invece del 9%. Per quanto riguarda invece poi proprio la questione delle tasse sul reddito, queste hanno visto un aumento in seguito all'implementazione di profitti e perdite non ricorrenti nell'anno fiscale precedente, tra l'altro con un tasso che è aumentato dal 21% al 24%. Invece, nell'anno fiscale appena terminato, addirittura abbiamo una leggera riduzione delle tasse sul reddito dopo l'aggiustamento. E tra l'altro il tasso applicato è restato identico, il 20%. Tanto che infatti abbiamo che, se dopo l'aggiustamento c'era stato un aumento del 3% nell'anno fiscale precedente, in questo invece si è avuto una riduzione del 7%. Molto buono per Sony. E qui per l'appunto abbiamo anche lo specifico per quanto concerne il reddito netto attribuibile alle squadre Sony, che ha visto anche qui, in questo caso, un aumento maggiore in seguito all'aggiustamento. Questo per l'anno fiscale in toto. Andando a vedere invece più che altro lo specifico del quarto trimestre, da gennaio a marzo,
in effetti non abbiamo aggiustamenti. Ah, ecco, non abbiamo aggiustamenti se non per le tasse, perché nell'anno fiscale precedente, tra gennaio e marzo, c'era stato un aumento importante, o meglio, sì. Cioè, era addirittura in negativo. Ah, forse per questioni di tasse inviate, per crediti anche, forse. Quindi, proprio effettivamente. Quindi, un secondo. Sì. Cioè, prima... sì, infatti. Se nell'anno fiscale precedente avevamo addirittura che... In seguito all'aggiustamento abbiamo avuto tasse per il quarto trimestre... effettive da pagare, perché in precedenza in realtà erano proprio, da quello che vedo, proprio negativo, con tanto di tasso applicato del meno 26%, quindi direi qualcosa tipo, per l'appunto, crediti fiscali. In questo caso invece non abbiamo assolutamente cambiamenti, in ogni caso comunque sia, e quindi sì, in effetti sono... In realtà qua, per questo trimestre nello specifico, sono più alte le tasse, perché... Ma anche perché... Più alte, ma in maniera... Vabbè, del 50% comunque più alte. Non come prima, che c'era detto la differenza tra un valore negativo di tasse e un valore positivo. Cioè un valore da ricevere di tasse, credito fiscale, ad un debito fiscale. Nessun cambiamento neanche per quanto concerne... Ah no, in realtà sì. Non è specificato l'entità, però almeno per quanto concerne qua... Sì, c'è un cambiamento comunque sia anche per i redditi netti, almeno nell'anno fiscale precedente, che sono, si sono ridotti quelli per i singoli per gli stakeholder. Mentre in questo anno fiscale qui, quello terminato a marzo 23, è rimasto lo stesso. Quindi nessuna implementazione di cambiamenti particolari. Ecco, per l'appunto qua, nello specifico, visto che si fa riferimento per aggiustamenti a profitti e perdite non ricorrenti, e qui vediamo per l'appunto. Un attimo che sto vedendo meglio. Quindi sì, perché dice per l'appunto qua degli oggetti inclusi nel, ah ecco, gli oggetti inclusi prima degli aggiustamenti all'interno, ecco quasi per l'appunto, perché poi vengono eliminate queste poste, giusto. Per quanto riguarda i redditi operativi, quali poste sono state eliminate? Sono state eliminati nell'anno fiscale precedente guadagni dal trasferimento di certe operazioni di Game Show Network LLC, per quanto riguarda il settore di film, serie TV, eccetera, che valevano 70 miliardi di yen. Poi anche perdita ricavata da... Ah, e questo me lo ricordo comunque, perché se ne avevamo già parlato, ovvero di un ritiro di somme non autorizzato, le cose belle che non ti immagineresti mai, compagnie grandi, ma capitano, in una sussidiaria di Sony Life, ovvero servizi finanziari, che valevano per 16,8 miliardi di yen. Poi anche qua l'azione di profitto, la quota di profitto di un investimento in M3 Incorporated relativa ad un guadagno in un cambio per l'appunto di equity interest in M3 in una compagnia affiliata per 5,1 miliardi di yen. Poi anche per l'appunto la risoluzione, guadagno di risoluzione in connessione con la terminazione, la conclusione di un certo benefit definito per piano di pensionamento in cede sussidiarie americane. Quindi anche questo ha comportato un guadagno di 5,5 miliardi. Questa però prima d'aggiustamento, perché poi sono state tolte post aggiustamento. Lo stesso dicasi anche per... Stessa somma, tra l'altro, guarda un po'. Per l'appunto la parte riguardante tutti gli oggetti, tutte le poste incluse nei redditi prima dell'implementazione delle tasse. L'abbiamo visto qua, vedete che poi sono state rimosse. Poi, per quanto riguarda le tasse, per l'appunto, perché abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto per l'appunto questo qui, che è l'aggiustamento. Primo aggiustamento dobbiamo per l'appunto, un secondo che lo vedere meglio, sì.
un aumento in realtà sarebbe questo, un aumento delle tasse. Per cosa? Per effetto di tasse riguardanti tutti gli oggetti in precedenza già elencati, quelli per quanto concerne il operativo, equivalente a 15 miliardi di yen, e poi in effetti, per l'appunto, la inversione di un'eliminazione effettuata in precedenza per appunto quelle poste di tasse, di asset, con tasse per appunto ritardate o dilazionate, che è stata richiesta cioè dalle compagnie in Giappone. E questo vale per appunto 33,4 miliardi in negativo, perché giustamente qua si è invertita l'eliminazione, quindi bisogna riconsiderarle. Poi dall'altro anche abbiamo che cosa? Poste incluse in redditi netti attribuibili ad interessi non controllanti che valgono per meno 0,9 miliardi di yen qua. Quindi, in buona sostanza... Poi tra l'altro qua lo serve anche per quanto riguarda la differenza per gli stockholder. Invece, questo per l'anno fiscale precedente. Invece, andiamo a vedere per quest'anno fiscale, quello che si è appena concluso, a marzo 23, cosa abbiamo? Abbiamo visto prima in precedenza, per l'appunto, che i redditi operativi sono stati, per l'anno fiscale, sono stati ridotti di 27,8 miliardi di yen, ma per l'appunto per profitti e perdite non ricorrenti. In questo caso, quali sono le poste incluse? Sono impatto di risoluzione di... un attimo... di risoluzione di una certa causa al netto delle spese ricevute in relazione a delle pratiche legali o come delle cause, anzi meglio, per quanto concerne il settore musicale, per 5,7 miliardi di yen. E poi invece, ecco qua, guarda un po' i casi della vita. Da una parte avevamo le perdite per ritiri non autorizzati di somme di fondi per 16,8 miliardi, e dall'altra parte, guarda un po', il recupero di quelle somme, però in aggiunta con gli interessi, Poi abbiamo anche per l'appunto che cosa? Sì, tutti sono queste effettivamente tutte le poste incluse anche per i redditi prima dell'applicazione delle tasse. Per quanto riguarda le tasse invece, per l'appunto che abbiamo in realtà, grazie all'effetto di tasse riguardante quanto visto in precedenza, abbiamo una riduzione in realtà, l'aggiustamento in questo caso, per 5,6 miliardi di yen. Infatti per l'appunto abbiamo tasse ridotte, tasse sul reddito ridotte. Ecco, per l'appunto, poi abbiamo qua anche proprio i cash flow per i singoli settori. E qui abbiamo in effetti... Si può vedere che, ad esempio, se nell'anno fiscale precedente avevamo per il settore gaming il reddito, il cash flow operativo in positivo e quello in investimento in negativo, per quanto concerne invece l'anno fiscale che è terminato a marzo 23, abbiamo non soltanto il termine negativo, ma anche... in effetti grandi riduzioni, perché il cash flow degli investimenti, la somma investita è aumentata da 91,6 miliardi in negativo a 305,3 miliardi in negativo. Quindi per l'appunto per una somma totale che passa da 155,9 miliardi per l'anno fiscale tra aprile 2021 e marzo 2022 a meno... segno negativo, 473,8 miliardi tra aprile 2022 e marzo 2023. Nel settore musicale invece abbiamo la cosa opposta, abbiamo un grande aumento di cash flow operativi, ma anche investimenti drasticamente ridotti, quindi ovviamente abbiamo anche che la sommatoria vede un grande aumento di cash flow, cioè va da negativo a positivo. E come? Per quanto riguarda il settore entertainment invece, quello pictures, film, serie TV, abbiamo investimenti maggiori di circa un 30%, però abbiamo anche una drastica riduzione del cash flow operativo, da 185,7 miliardi di yen a 28,6 miliardi. Per quanto concerne invece il settore entertainment, technology and services, abbiamo alla fin fine comunque sia... un aumento del cash flow, perché abbiamo aumento sia del cash flow operativo che di quello di investimenti, però maggiore di quello operativo, tanto che in effetti, ripeto, la sommatoria vede un aumento, direi, del 50% circa. Vediamo se ho fatto bene
Un secondo. Dovrebbe essere sì, perché passa da 64,6 a 91,7, quindi dovrebbe essere tipo il 50%. Quindi sì. 41%, anzi. Poi invece abbiamo per il settore Imagining and Sensing Solutions il flusso di cassa operativo praticamente è quello, leggermente sotto. E invece per quello di investimenti abbiamo molti più investimenti, quindi abbiamo per appunto un cash flow totale negativo che è quasi il doppio. Per tutti gli altri settori invece abbiamo cash flow operativo che passa dall'essere negativo all'essere positivo, leggermente positivo. Però abbiamo anche per investimenti un drastico aumento di investimenti che passano da 10 scarsi neanche miliardi di yen a oltre 100 miliardi. Poi per quanto riguarda invece questo abbiamo visto anche il consolidato totale senza servizi finanziari, come abbiamo visto in precedenza. Quindi poi andiamo a vedere per l'appunto qua. Questo mi sa che l'abbiamo... No. Qui abbiamo invece per l'appunto vendite e redditi operativi per i vari settori. E qui abbiamo anche lo specifico di quanto abbia impattato il cambio. Perché? Abbiamo settore gaming, game and network services. Vendite aumentate di quasi 1000 miliardi, da 2739 miliardi a 3644 miliardi. Tra l'altro con un impatto importante del cambio, quasi metà. Ovvero, togliendo il cambio, ci sarebbe stato un incremento molto ridotto. Cioè, sarebbe arrivato a naso sui 3100 miliardi di yen, quindi comunque sia molto ridotto. E tra l'altro l'impatto c'è stato anche per quanto concerne il reddito operativo, perché questo si è ridotto, effettivamente, da 346,1 a 250 miliardi, con un cambio per l'appunto di 96,1 in negativo miliardi di yen, con però in effetti anche il cambio che ha avuto un impatto di 32,4. Quindi un impatto comunque che si aggira più intorno al 30%, quando invece si è visto che l'impatto per le vendite in positivo è stato più vicino al 50%. Per il settore musicale abbiamo aumenti sia di vendite che di redditi operativi. Ovvero per l'appunto, tra l'altro, attenzione, ha un impatto per le vendite drastico del cambio. Perché queste sono aumentate da un anno fiscale all'altro di 263,7 miliardi di yen, con un impatto dei cambi di 174,5 miliardi. Quindi ben al di là del 50%. Qui poi, per il settore Pictures non ne parliamo neanche, e se non sbaglio questo si è visto anche già in passato, le scorse volte che abbiamo fatto questi tipi di live per quest'anno fiscale, ovvero vendite aumentate di 130,5 miliardi, ok, ma l'impatto del cambio è addirittura quasi il doppio, siamo sul direi sul 70% in più rispetto al cambio, ovvero che senza il cambio avremmo avuto una riduzione. Il cambio compensato è, come direbbero in America, and then some. Invece redditi operativi si sono ridotti quasi della metà, da 217,4 a 119,3 miliardi di yen. Per quanto riguarda invece poi il settore entertainment, technology and services, è passato da 2.239,2 miliardi di yen nell'anno fiscale tra aprile 2021 e marzo 2022 a 2.476 miliardi di yen tra aprile 2022 e marzo 2023. Quindi aumento anche qui, attenzione, aumento di vendite di 136,8 miliardi di yen, però con un cambio che ha comportato per l'appunto impatto di cambio di 237,5 miliardi di yen, quindi impatto enorme, massiccio, ancora di più, di nuovo, ha compensato perdite. Perdite che invece abbiamo tra i redditi operativi e che tra l'altro in realtà il cambio leggermente rende migliori. Perché è un più 9,4.
quindi in realtà senza il cambio sarebbe stato addirittura anche un po' oltre. Poi per quanto riguarda invece Imagining and Sensing Solutions, abbiamo da una parte che se per le vendite il cambio ha avuto un impatto, ma si sarebbe comunque visto un aumento delle vendite, chiaramente non si sarebbe visto con questo con un altro cambio l'aumento per quanto concerne invece i redditi operativi, chiarissimamente, 56,6 miliardi di aumento da uno fiscale all'altro, così, con un impatto del cambio di 120,9 miliardi, quindi chiaramente. Per i servizi finanziari abbiamo riduzioni di 80 miliardi di yen di ricavi, ma aumento dei redditi comunque sia di 77,8, questo senza specificare comunque sia l'impatto del cambio. Per gli altri settori abbiamo variazioni negativo, sia per vendite che perdite operativi. Anche per corporate elimination abbiamo riduzione in negativo delle vendite, riduzione in variazione in positivo invece del reddito operativo, ovvero non sono, non sono negativi, sono maggiori rispetto all'anno scorso, perché non sono così tanto negativi. Quindi per l'appunto abbiamo anche i totali consolidati. Per il trimestre in questione, sì, comunque sia, è più lungo, più slide, perché siamo alla fine dell'anno fiscale, quindi chiaramente abbiamo anche il dettaglio dell'anno fiscale totale. Quindi, per questo trimestre abbiamo il settore gaming che ha visto, e qua non si può dire, o meglio, enorme aumento delle vendite, chiaramente qua. PS5 che ha visto un triplicare del distribuito rispetto all'anno fiscale precedente. Questo ha avuto un impatto importante, da 665,3 miliardi a 1073,2 miliardi, quasi il doppio. E tra l'altro il cambio qua ha avuto un impatto, sì, di 93,2 miliardi, ma è chiarissimo che le vendite comunque si sarebbero state ben maggiori in ogni caso. Attenzione però, perché in ogni caso il reddito operativo in questo trimestre è stato comunque sia molto ridotto rispetto all'anno fiscale precedente, al quarto trimestre dell'anno fiscale precedente, da 87,3 miliardi a 38,9 miliardi, quindi una riduzione di 48,4 miliardi. E tra l'altro bisogna anche dire che in effetti il cambio qua non ha aiutato, perché ha avuto un impatto per 13,8 miliardi di yen, quindi muovendo questo impatto avremmo avuto sì una variazione, ma non così forte. Il settore musicale ha visto aumento di vendite, con oltre la metà di questo aumento derivante da impatto del Forex, e un aumento anche di redditi operativi per 10 miliardi di yen, quasi 11 anzi. Il settore Pictures ha visto un aumento da 312,2 miliardi di yen dell'anno fiscale tra aprile 2021 e marzo 2022 a 359 secchi tra aprile 2022 e marzo 2023, quindi aumento di 46,8 miliardi di yen, però 43,7, quindi quasi tutto quanto derivante da cambi, dall'impatto dei cambi. Questo per il quarto trimestre. Redditi operativi invece aumentati di 4,5 miliardi. Il settore entertainment poi invece cos'è che ha avuto? Ha avuto una riduzione minima, almeno tenendo conto anche dell'impatto dei cambi, di 0,2 di miliardi di yen, 200 milioni sostanzialmente. Però questo grazie al cambio, perché il cambio ha contribuito per 21,4 miliardi. Senza di questo avremmo avuto una differenza ben più grande. Redditi operativi invece molto più bassi, e il cambio qua ha contribuito, ma in maniera molto limitata, tra l'altro allargando la forbice, però non di molto. Quindi comunque sia, bisogna riscontrare una grande, grandissima, una importante, quasi il triplo effettivamente, di perdite operative. Poi per quanto concerne invece il settore Imaging and Sensing Solutions, abbiamo vendite in aumento di quasi di oltre 90 miliardi di yen da uno fiscale all'altro, con quasi la metà derivante dal cambio. Invece per quanto riguarda il reddito operativo è passato da 10,7 miliardi a 31,7 miliardi con un aumento di 20,9 miliardi, però attenzione, 28,4 miliardi dal cambio, quindi in realtà era in riduzione anche questo, grazie al cambio ha mascherato.
servizi finanziari in questo trimestre, grandi aumento di vendite e di ricavi, però redditi operativi in calo. Per gli altri settori invece abbiamo vendite in calo ma di poco, redditi operativi che passano dall'essere meno 3 miliardi a un 100 milioni di yen sparuto. E poi invece per l'appunto qua corporate and elimination, vendite che addirittura sono ancora peggiori dell'anno fiscale precedente, però almeno il reddito operativo invece, vabbè sì, perché corporate elimination qua in realtà il reddito operativo invece migliora. E adesso passiamo anche all'altra parte interessante, le previsioni per l'anno fiscale in corso, quello che va da aprile 2023 a marzo 2024. Questo per Sony in generale. Abbiamo quindi che cosa prevedono, almeno previsione attuale. Vendite sostanzialmente le stesse, cioè leggero ribasso ma proprio minuscolo. Reddito operativo anche poco al di sotto, però veramente di molto poco, 3% di riduzione. Lo stesso dicasi anche per redditi prima dell'imposizione delle tasse. Riduzione più grande per quanto concerne invece il reddito netto attribuibile alle so-called di Sony, che passere che si prevede, che Sony prevede saranno pari a 840 miliardi di yen, ovvero il 10% in meno rispetto a quelle non fiscali appena terminato. Poi anche abbiamo le misure adjust, quindi successivamente all'implementazione di perdite e guadagni, entrate, perdite e guadagni non ricorrenti, 3% comunque sia. Qui attenzione, abbiamo Sony prevede un boom del cash flow operativo, un boom enorme, perché cioè il triplo dell'anno fiscale appena passato. Tra l'altro da notare che Sony prevede che il cambio sarà sostanzialmente pari a 130 yen per un dollaro, quindi di meno, cioè in riduzione rispetto al cambio attuale, quindi una rivalutazione dello yen, una rivalutazione più contenuta invece per quanto concerne il cambio euro-yen, ovvero 138 yen per un dollaro. Poi, per l'appunto, esattamente per le previsioni, perché queste previsioni? Per le vendite, perché? Meno per a causa di Sony prevede che ci saranno importanti riduzioni di vendite nel segmento servizi finanziari e anche decremento delle vendite del settore ETS. Però a compensare essenzialmente aumenti delle vendite del settore gaming and network services e importanti aumenti anche in quello imaging. Per quanto concerne invece il reddito operativo, che prevede Sony si ridurrà del 3%, nuovamente riduzioni di redditi operativi del settore finanziario e anche del settore imaging, invece aumenti a compensare, ma non abbastanza, almeno stando alle previsioni di Sony, non per altro, il settore gaming and network services. Poi, infatti, andando a vedere i singoli settori, abbiamo per quanto concerne, scusate un attimino, avevo bisogno di bere, le vendite, aumento di, ecco, per l'appunto settore gaming, si prevedono sia vendite che entrate operative anche dopo aggiustamento OIBDA in aumento, con aumento ben più significativo per quanto concerne, anzi nel tempo percentuale mi sa che sono molto simili, quindi si prevede un aumento di vendite da 3.644,6 nell'anno fiscale in corso a 3.900 miliardi di yen, quindi aumento di 255,4 miliardi. Per i redditi operativi invece aumento di 20 miliardi da 250 a 270, in seguito agli aggiustamenti per l'OIBDA invece di 28 miliardi da 337 a 365. Si prevede anche che per il settore musicale avremo
vendite molto simili, aumento molto ridotto, ancora più ridotto per quanto concerne i redditi operativi, però maggiore questo aumento per l'adjusted OIBDA. Si prevede anche, per quanto riguarda il settore pictures, invece, aumento delle vendite di 150,6 miliardi, aumento minuscolo, quasi nullo, si potrebbe dire anche che siano effettivamente proprio stazionari i redditi operativi, e addirittura in senso di adjusted OIBDA si prevede una riduzione dei redditi, si prevede una riduzione. Per il settore invece entertainment, technology and services, per l'appunto, cos'è che ha detto prima? Cos'è che abbiamo detto? Importanti riduzioni per l'anno fiscale nelle vendite del settore ATNS. E infatti la previsione qui è quella di una riduzione di 96 miliardi di yen da un anno fiscale all'altro. Reddito operativo in realtà che si prevede sarà comunque sia quasi stazionario, quasi stabile, e l'adjusted OIBDA con un leggerissimo aumento da un anno fiscale all'altro. Per il settore Imaging and Sensing Solutions invece abbiamo per l'appunto un aumento, si prevede un aumento delle vendite di 200 quasi miliardi di yen, una riduzione dei redditi operativi invece per di 12,2% da 212,2 miliardi a 200 miliardi, però importante aggiustamento OIBDA perché si passerebbe quindi con un aumento da un anno fiscale all'altro di 36,9 miliardi. Servizi finanziari, ecco qua, che aveva detto all'inizio, importante riduzione delle vendite dei servizi finanziari, o comunque sia di quanto ricavato, e infatti è enorme, massiccia, quasi il 50% in meno, da 1.454,5 miliardi a 870 miliardi. Riduzione anche inevitabile, seppur molto più contenuta, dei redditi operativi, da 223,9 a 180 miliardi, è ancora più ridotta la riduzione in senso di adjusted OIBDA, perché passerebbe da 228,2 miliardi a 205 miliardi. Per gli altri poi invece avremmo, per tutti gli altri, corporate and elimination, quindi sia redditi operativi che quelli adjusted OIBDA, in calo. Non enorme, però comunque sia in calo da un anno fiscale all'altro. Quindi poi qua ci sarebbe per l'appunto la specifica della tabella di riconciliazione per quanto concerne qua invece per gli stockholder, per i redditi netti attribuibili agli stockholder, e anche per gli altri, per OIBDA. Però per l'appunto andiamo a vedere più nel dettaglio i vari segmenti e anche un po' le spiegazioni riguardo delle previsioni. Perché? Per l'appunto, le vendite sono aumentate del 30%, ma con importante impatto del cambio, l'abbiamo visto prima. Quindi per l'appunto impatto dei cambi, chiaramente, impatto anche delle vendite di hardware, e impatto anche, per quanto riguarda le vendite, delle vendite di titoli first party. E attenzione qua, questo per l'intero anno, e questo poi per l'appunto specifica che un fattore negativo sono state le riduzioni, i cali delle vendite di titoli non first party, quindi Capcom, Warner Brothers, Ubisoft e compagnia cantante, includendo anche i contenuti aggiuntivi. Per quanto riguarda il reddito operativo, invece, importante riduzione di 96,1 miliardi di yen, l'abbiamo anche vista in precedenza. Eccola qui. A causa di che cosa? Aumenti di costi. Dati da che cosa? Aumento di costi per lo sviluppo di giochi, ma anche quelli associati ad acquisizioni, tra cui quella di Bungie. Poi anche impatto di riduzione di vendite di titoli non first party e anche per l'appunto contenuti aggiuntivi. Compensato in parte da che cosa? Da impatto di aumento di vendite di titoli first party, nonché anche riduzione delle perdite dall'hardware, ovvero per l'appunto maggiori vendite di hardware con anche migliori contrattazioni, riduzioni
di costo in generale, quindi per l'appunto anche questo è un fattore di positività. Le previsioni. E qui già c'è qualcosa da dire. Perché? Per previsioni, per l'appunto, abbiamo vendite in aumento del 7%. Perché? Da una parte abbiamo, Sony prevede aumento di vendite hardware e di dispositivi periferiche, quindi anche PlayStation VR 2, ma non solo, perché, e ve ne parlo adesso più nello specifico, e poi anche per l'appunto l'impatto in negativo questa volta, perché prevedono che non si potranno ripetere cambi di questo tipo, soprattutto poi in comparazione tra un anno fiscale e l'altro, tra un trimestre e l'altro, in negativo impatto dei tassi di cambio. Quindi, per quanto riguarda adesso per l'appunto la questione di previsione di aumenti di hardware e di vendite di hardware, nonché di dispositivi, di periferiche, beh, chiaramente questo è perché comunque sia presuppongono che PlayStation VR 2 dia un contributo. Ora, in effetti, da quello che si è visto, Sony non ha parlato nella benché minima maniera di PlayStation VR 2. Non una parola, niente di niente, assolutamente muti. Il che fa pensare che sì, PlayStation VR 2 non ha avuto una grande partenza. Tenendo anche conto del fatto che in molti mercati, tra cui anche quello americano, la vendita è iniziata direttamente sul sito PlayStation Direct, quindi non tramite Amazon, Walmart e le catene principali, questo immagino, o comunque sia, si immagina per avere un maggior controllo della produzione e della domanda, perché comunque sia aveva già previsto Sony che sarebbe stata una domanda più limitata come numeri. Quindi avrà pensato inutile già mettere sul mercato sui grandi store quando comunque sia i numeri sono piccoli. Però magari adesso starà pensando comunque, visto che in effetti è dell'altro giorno la news che Sony sta per allargare in America, ma non credo soltanto in America, la platea di negozi, di retailer che potranno vendere PlayStation VR 2, quindi anche i suoi giochi, quindi anche il bundle con Horizon Call of the Mountain. Un secondo, perché magari voglio cambiare un secondo la musica qui, visto che Slow Grind è già da un po', quindi mettiamo Connecting, va? Ok, vediamo se il cambio è venuto come si deve. Perfetto. Dicevo per l'appunto. Però abbiamo anche rumor come quelli del Q-Light, ovvero in base all'Insider Gaming e Tom Henderson, Sony starebbe pensando di far uscire una console portatile, o meglio, periferica portatile, basata sul cloud, o meglio, sulla comunicazione con PlayStation 5, quindi si potrebbe utilizzare questo dispositivo per giocare in casa, comunque sia in maniera portatile, anzi, anche al di fuori della casa, però comunque sia collegando tramite rete alla propria PS5, che farebbe da host per il gioco. Sarebbe comunque un dispositivo con un mercato piccolo. Non nullissimo comunque, perché bisogna sempre tenere conto, vabbè, a parte Switch, con tutto che è un'altra cosa questa, cioè, ripeto, dispositivo che si basa su cloud o comunque sia sulla comunicazione con un altro dispositivo, non ha giochi nativi. Quindi chiaramente c'è già una barriera importante, perché chi vuole giocare con Q-Light dovrebbe comunque anche avere a disposizione una PS5, altrimenti col cavolo, che poi non ti serve a niente, anche perché dovrebbe essere un qualcosa di con il cloud specificatamente limitato a PS5, non che puoi utilizzarlo anche per giocare altri titoli in cloud non su console PlayStation. Quindi pubblico limitato, però è anche vero che non bisogna sottovalutare, vabbè, ripeto, cifre basse, però non bisogna sottovalutare quanto Switch, almeno cifre basse per un dispositivo come il Q-Lite dovrebbe essere, però Switch chiaramente sta facendo un grande successo anche per grazie alla sua duttilità e ovviamente anche per il fatto che uno può prendere la console e giocarci ovunque, anche soltanto in casa. La flessibilità è una cosa molto importante, quindi anche questa piccola nicchia può essere presa, può avere un suo perché. Ora però che ci penso, non ne ricordo. Il rumor è per quest'anno fiscale oppure per quello successivo? Visto che abbiamo una marea di rumor... Ah, giusto, è vero!
Giusto, è vero. A parte il Q-Lite, un attimo, da parte. Giusto, il rumor del nuovo modello di PS5. Quello con... senza culo, essenzialmente, la Slim, che però viene venduta anche con il lettore disco attaccabile. Giusto, giustissimo. E quello vale per entrambi, perché è sia console che periferica per certi versi. Quindi chiaramente anche quello, però in effetti, vabbè, qui immagino anche per la questione sempre comunque dei cambi, ovvero che la previsione di effetto dei cambi in negativo questa volta comporta una riduzione anche degli effetti che si vedrebbero con certe cose. Quindi in realtà abbiamo che Sony prevede al momento, con questi cambi e in base alle loro previsioni, in base ai loro modelli, un aumento delle vendite del 7%. Però in condizioni più normali, o comunque sia in condizioni in cui non ci sarebbe stato un cambio che ha impattato così tanto l'anno precedente, avremmo in realtà aumenti più importanti. Però non possiamo sapere purtroppo quanto più importanti, o meglio non mi sembra che sia che si riesca a fare una previsione così diretta di quanto più importanti potrebbero essere. Giusto per capire in effetti che impatto prevede Sony dall'uscita, almeno molto rumoreggiata, tanto rumoreggiata. Vabbè, ovviamente qui c'è anche la questione delle previsioni di Sony, però sto andando anche al di là di quelle per PS5, che in realtà immagino includano anche il lancio di questa nuova console, ma ne parliamo comunque dopo. Sì, sto facendo un discorso più generale, quindi anche per altri dispositivi, eccetera. Però ovviamente sì, visto che Sony ha previsto, e lo vedremo meglio andando a dare un'occhiata poi alla trascrizione della conference call, 25 milioni di console distribuite nell'anno fiscale in corso. Chiaramente quello aiuta. Ci sono ancora i costi di produzione che impattano, e immagino che impatteranno anche quelli allora che ci penso, che sto ragionando, anche quelli della nuova versione se esce, ovvero Slim con il culo attaccabile. Però sì, ovviamente tutto da considerare. Però purtroppo non mi sembra che siamo in grado di dire in maniera immediata quanto in realtà sarebbe, al netto dell'impatto del cambio, l'aumento effettivo delle vendite. Però ci sarà, cioè, o meglio, Sony prevede tra l'aumento della distribuzione di PS5 su livelli mai visti per una console Sony in un singolo anno fiscale, è per l'appunto anche quello di possibili altri gadget, di possibili altre cose. Tra l'altro abbiamo avuto notizia proprio di qualche giorno fa, il bundle per Final Fantasy XVI c'è, esce in contemporanea con il gioco, e c'è comunque. Quindi anche quello potrebbe essere da considerare per quanto concerne aumento delle vendite, del danaro, ripetiamo, derivante da hardware. Quindi anche il fatto che magari sì, magari ci sono anche i costi per l'appunto di cui tenere conto per la produzione dei nuovi modelli, se arrivano, però costi in riduzione di cui si è già fatto cenno per quest'anno fiscale, per il modello attuale economia di scala, quindi anche quello aiuta. Per quanto riguarda invece il reddito operativo, abbiamo che prevede un aumento dell'8%. Sia normale che adjusted OIBDA. In base a che cosa? Per l'appunto, ecco qua. Ah sì, giusto, è vero, sì, scusate. Questo qui si parla per appunto di vendite generali. Qui invece, per quanto concerne il reddito operativo, questo è al netto in effetti dei costi. Quindi qui contiene conto anche dei costi di produzione, eccetera. Quindi per l'appunto, miglioramento della profittabilità hardware, quindi per l'appunto minori costi, cioè produzione di hardware che richiede minori costi rispetto al passato, per economia di scala, per l'appunto anche migliori contrattazioni, minori costi in generale proprio di loro, delle varie componenti. Ecco qua, tra l'altro, in effetti abbiamo, ecco qua invece vede il cambio proprio nel reddito operativo come parte positiva, di nuovo, ovvero impatto positivo dei tassi di cambio stranieri riflettenti
l'alto tasso, l'alta percentuale di costi denominati in dollaro, quindi per l'appunto con specifici cambi che se venissero rispettati aiuterebbero, perché per l'appunto ci sarebbero costi determinati in dollaro e quindi ci sarebbe un impatto positivo da questo punto di vista. Poi anche, ecco qui, impatto di aumento nelle vendite di dispositivi periferici, quindi se mi ricordo bene il Q-Lite sarebbe previsto per l'uscita quest'anno fiscale, quello ovviamente anche in previsione di uscita della PlayStation Slim 5 Slim senza culo, il culo, perché è chiaro che ci sarebbero due modelli al lancio, modello in bundle col culo con il lettore disco e il modello senza, quindi per chi dovesse, volesse magari comprare la console sfusa e poi avesse voglia di comprare anche il lettore, si compra anche il lettore. Purtroppo da quello che ho letto non sarebbe attaccabile, non sarebbe compatibile con gli attuali modelli Digital Edition, il che è un po' una strunzata, perché è un po', in effetti, Sony che cerca, temo, di forzare la, come dire, la spinta verso l'acquisto di questi nuovi modelli, però lasciando un po' nel fango quelli che magari hanno comprato al lancio, comunque sia, hanno acquistato il modello digitale, la Digital Edition, vedono il lettore disponibile e magari vorrebbero per l'appunto attaccarlo alla propria PS5, in modo tale da avere effettivamente l'opzione in rispetto alla disposizione della console al lancio, della Digital Edition. Però che cosa impatta su questi redditi operativi? Aumento dei costi. Tra l'altro, secondo Sony, si aspetta che vengano parzialmente temperati da una riduzione nelle spese risultanti per l'appunto da un previsto aumento di capitali, di ammontari, di costi di sviluppo giochi capitalizzati da questo anno fiscale in avanti. Quindi maggiore capitalizzazione, minori costi, o una riduzione nei costi. E qua un'altra cosa importante, perché viene specificato che un'altra parte che avrà impatto, vista anche la questione di royalties, perché ovviamente Sony sui suoi titoli non paga royalties per ovvie ragioni, impatto in negativo sui redditi operativi della riduzione di vendite di titoli first party. E questo che vuol dire? Questo vuol dire che in sostanza Sony non si aspetta di avere una lineup che possa rivaleggiare, o meglio, una lineup che possa essere superiore come vendite a quella dello scorso anno fiscale. Per la cronaca, lo scorso anno fiscale Sony cosa ha avuto? Ha avuto MLB The Show a inizio aprile, proprio all'inizio dell'anno fiscale. Ha avuto anche, tra l'altro, l'onda dei bundle, ma comunque sia l'onda di Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 usciti a fine febbraio e inizio marzo. Quindi così vicini all'anno fiscale successivo da avere ancora un impatto. Poi non parliamo neanche dei bundle. Ovviamente God of War Ragnarok, giustamente. The Last of Us Part 1, anche. Con anche l'uscita su PC alla fine anno fiscale. E se visto, dati i problemi tecnici che hanno afflitto la versione PC, come? E alla fine anche, guarda un po' il caso, si inizia con MLB The Show, si termina con MLB The Show. Preciso e perfetto. Quindi, per quest'anno fiscale, Sony si aspetta di meno. Questo che vuol dire? Vuol dire che sì, Spider-Man 2 esce, chiaramente. Sony l'ha anche ripetuto che esce in quest'anno fiscale. Dovrebbe uscire addirittura a settembre, stando ad alcuni rumor. Però oltre a Spider-Man? Buona domanda. Buona domanda. Che altro? Perché avremmo anche Stellar Blade, il titolo... Parlando di cool, scusate. Il titolo coreano che Sony pubblicherà, proprio per conto suo, ci aiuta per appunto Shift Up, se non sbaglio, lo sviluppatore, quelli anche di Nick, non vorrei dire una cavolata. Sì, quel Nick. Niente, si parla sempre di sedere. Oggi è sederi ovunque. Sederi qua, sederi là, e va bene. E che ci posso fare? Quindi per l'appunto, quello chiaramente. Rise of the Ronin è 2024. Potrebbe anche esserci, a meno se esce tipo a marzo 2024. Però al momento lo teniamo da parte.
Eldivers 2. Dove? Quando? Come? Che è leakato anni addietro, vabbè, l'anno scorso, ed è poi sparito completamente. Un 10 secondi di leak, ma è sparito completamente. Dove cazzarola sei finito? Me l'aspetto comunque, ma direi quest'anno. Anche perché in effetti Sony ha dei piani, ricordiamocelo, dei piani di far uscire una certa quantità, e già li ha un po' sconfessati, perché l'anno scorso dovevano uscire, cioè l'anno fiscale scorso dovevano uscire 3 titoli GaaS, Games as a Service. Ne è uscito uno, indovinate quale? MLB The Show 2023, a marzo, proprio alla fine. Helldivers era probabilmente uno di loro, ma non è uscito. The Last of Us Factions non si sa se uscirà quest'anno fiscale, ma dovrebbe, cioè, o meglio, sarebbe auspicabile che uscisse. Quello è chiaramente titolo GaaS. Tra l'altro, ripeto, no, Gran Turismo 7, nonostante tutto, non è considerato titolo GaaS. Non chiedetemi perché, non ve lo so dire, però Sony non lo considera tale. Sony ha una buona quantità, una grande quantità, anzi, di titoli GaaS in sviluppo. Tra l'altro, abbiamo anche Bungie adesso. Quindi si può prevedere che in effetti questa riduzione di vendite sia data anche dal fatto che avremo Spider-Man come titolo più grosso, diciamo premium, quindi a titolo a prezzo pieno. Poi magari Stellar Blade, visto che è previsto per quest'anno, a meno di rinvii. Poi non si sa che altro, perché Helldivers 2 certo, però ad esempio The Last of Us Factions potrebbe uscire come free to play, quindi GaaS puro e nudo e crudo, quindi ovviamente in quel caso non c'è alcun impatto di acquisto del gioco stesso, semmai GaaS, quindi add-on content, microtransazioni e quant'altro, ma ci sarebbe comunque un mancato impatto per quanto concerne l'acquisto singolo iniziale. E immagino che si potrà dire molto una cosa molto simile anche per gli altri, per gli altri GaaS. Poi invece, settore musicale, abbiamo avuto nell'anno fiscale precedente, quello appena conclusosi, aumento importante delle vendite dato da che cosa? Da impatto del cambio, giustamente sempre in più, maggiori vendite per musica registrate, poi anche il publishing, però minori vendite per quanto concerne il business anime per visual media and platform. Invece il reddito operativo è aumentato, anche qui in maniera importante, sì, il cambio, impatto anche degli aumenti di recording music, sì, anche per quanto concerne la conclusione, soluzione di cause, di cause pendenti, e anche qui come impatto negativo minori vendite nel settore visual media in platform. La previsione invece, vendite aumento minimo per maggiori vendite di musica registrata, di publishing, soprattutto per quanto concerne ricavi derivanti da servizi di streaming. In negativo, ecco qua, impatto dai cambi. Invece per il reddito operativo abbiamo essenzialmente, lo dice anche qua la slide, piatto, stavo a dire flat anche io. In più, impatto di aumento delle vendite, però in meno che cosa? Aumento di vendite, aumento di spese amministrative generali, impatto negativo dei cambi, e poi anche il fatto che non ci sia, per l'appunto, questa risoluzione rispetto all'anno fiscale precedente. Giustamente, non c'è, si è già risolta la questione, quindi non hai anche quel fattore, giustamente. Per quanto riguarda invece il settore Pictures, tra l'altro vi voglio ricordare che l'anno fiscale scorso qui è iniziato con Morbius, ve lo ricordo, che è uscito il 1 aprile 2022, perché a volte gli scherzi del destino vengono fatti in maniera incommensurabile. Non è una battuta, l'uscita americana del film è stata il 1 aprile. E vedendo come è andata a finire, io muoio per questa cosa, per il meme che poi, al quale Sony ha anche creduto, ricordiamocelo, il morbing. Perché qua
importante aumento delle vendite da un anno fiscale all'altro, grazie a che cosa? Grazie a... ecco, per appunto, non grazie a minori ricavi teatrali, visto che, come dire, nell'anno fiscale precedente, quello terminato a marzo 2021, film come Spider-Man No Way Home e Venom Let There Be Carnage hanno contribuito in maniera molto consistente. Poi anche minori ricavi da licensing, perché non c'era Seinfeld. Anche minori ricavi di licensing per motion pictures, visto che c'erano stati nell'anno fiscale precedente, quello terminato a marzo 2022, un numero maggiore di film per licenza su servizi digitali di streaming. Però che cosa in più? Aumento dell'impatto, aumento di distribuzioni in serie TV e anche l'impatto di acquisizioni di Industrial Media and Bad Wolf nelle produzioni televisive, nonché anche, e qua si ritorna, l'anime, però in positivo, ovvero maggiori ricavi da servizi anime di streaming, incluso l'impatto dell'acquisizione di Crunchyroll, ovvero il monopolio vero e proprio, perché sì, quello di Sony nell'anime, nel settore di streaming anime, è chiarissimamente un monopolio. Redditi operativi aumentati in maniera, anzi ridottisi in maniera drastica a causa dell'assenza di guadagni dal trasferimento di GSN Games Business, che era occorso nel fiscale precedente, e nonché l'impatto nella riduzione delle vendite. Previsioni? Aumento dell'11% di vendite per aumento di uscite nei cinema, tra cui anche vari film di certi franchise, tra cui anche Spider-Man Across the Spider-Verse, appunto. Ma non solo, previsione anche di vendite più alte per Media Networks, per Crunchyroll e anche il business in India. Per quanto riguarda invece il reddito operativo, piatto, perché impatto l'aumento delle vendite, però compensato da che cosa? Più costi effettivamente per più uscite di cinema e minor contributo dalle uscite dell'anno fiscale precedente rispetto a quanto occorso nell'anno fiscale precedente, per l'appunto. Settore entertainment, technology and services segment, per l'appunto. Aumento delle vendite nell'anno fiscale terminato a marzo 2023, grazie all'impatto per l'appunto dei cambi, nonché anche l'impatto, l'aumento delle vendite di camere digitali, grazie all'aumento di, per l'appunto, di unità, di vendite di unità, però anche diminuzione di vendite di televisioni, perché, guarda caso, guarda un po', si sono ridotte le unità vendute, il numero. Riduzione invece del reddito operativo per cosa? Per impatto della riduzione delle vendite, per l'appunto qua, e poi anche in più invece compensato, non totalmente compensato, però comunque sia attutito, dall'impatto di aumento di vendite di camere digitali grazie a un aumento di... proprio la palissiana Sony, proprio... Oddio, in realtà no, perché magari poteva anche essere che l'aumento fosse determinato da che cosa? Da magari aumenti di prezzi, invece qua proprio nello specifico aumenti, riduzioni per aumenti di guadagni, di vendite per aumento, riduzioni di numeri di unità vendute. Per quanto riguarda invece le vendite, le previsioni, scusate, riduzione del 4% delle vendite per riduzione di vendite di televisioni per, diciamo un'altra volta, riduzione di numero di unità vendute e poi anche l'impatto solito, in negativo questa volta, dei cambi. Anche qui, reddito operativo piatto per che cosa? Aumento di redditi operativi di televisioni dalla riduzione, è qua adesso, sì, riduzione di costi di logistica e anche altre spese operative, però anche aumento di spese di ricerca e sviluppo e altri investimenti per le aree di crescita. Poi invece, per il settore Imaging and Sensing Solutions, importante aumento delle vendite, tenendo anche conto con questi dei cambi, appunto, dei cambi,
ma anche l'incremento di vendite di prodotti per mobile, ad esempio di sensori di image sensors per prodotti mobile, smartphone, tablet. Quindi miglioramento, nello specifico miglioramento del mix di prodotti, ma anche riduzione di vendite in unità. Importante aumento del reddito operativo per impatto del cambio, impatto di aumento di vendite, ma anche aumenti di costi di ricerca e sviluppo, e anche deprezzamento di spese di ammortizzazione, e anche aumento di costi di assemblaggio. Previsioni invece, vendite. Di un importante aumento del 14% per aumento di vendite per l'appunto ancora ulteriore dei sensori degli image sensors per dispositivi mobile, quindi nuovamente miglioramento del mix dei prodotti, ma anche aumento di vendite di unità. E il reddito operativo invece viene previsto che si ridurrà del 6% pre-aggiustamenti, post-aggiustamenti aumenterà del 9%. Questo perché? Aumento di spese di ammortizzazione e deprezzamento, così come anche aumenti di spese di ricerca e sviluppo, aumento anche di costi di produzione, di assemblaggio. Ancora impatto negativo, ovviamente impatto negativo dei cambi, positivo l'aumento delle vendite. Per i settori invece finanziari abbiamo visto già in precedenza che si prevedono grandi una mazzata essenzialmente, perché per l'appunto, per quanto riguarda i ricavi, si prevede, o meglio, nell'anno fiscale appena terminato, si sono ridotti il 3%. Perché? Perché? Riduzione in ricavi da Sony Life e anche da guadagni netti in investimenti in account separati. Il reddito operativo invece, che è aumentato in maniera significativa, questo per cosa? Per l'assenza della perdita che si è registrata per il ritiro non autorizzato delle somme, ricordiamoci di questa cosa. Poi invece anche per l'appunto aumento significativo del reddito operativo a Sony Life per guadagni registrati sulla vendita di case, aumenti nei profitti da un'accumulazione di aumenti profitti di policy amount in force, e poi anche per l'appunto però come costi aumenti primariamente in pagamenti per assicurazioni relative al Covid. Poi invece, per quanto concerne le previsioni dell'anno fiscale in corso, per l'appunto drastica riduzione dei guadagni del 40%, e poi anche il reddito operativo invece sempre in riduzione del 20% per aggiustamenti, post aggiustamenti del 10%. Perché? Che cosa? Minori guadagni registrati dalla vendita di real estate per Sony Life. Poi non c'è anche il recupero delle somme non autorizzate da una sussidiaria di Sony Life. Riduzione anche nella provisione di polizze relative di riserve di polizze per le fluttuazioni nel mercato azionario e per i tassi di interesse a Sony Life, nonché anche poi in più però maggiori pagamenti di polizze relative al Covid-19 presso Sony Life. Quindi prima abbiamo visto che la rete operativa era stato impattato da in negativo dal pagamento in aumento delle polizze per il Covid-19. Qua invece è in più perché vengono pagate proprio a Sony Life, quindi sono incassi. Qui abbiamo anche un po' il dettaglio dei flussi dei flussi di cassa debito. Questo sono i senza servizi finanziari. Ancora di più. Qui per l'anno fiscale appena terminato. Qui invece per l'anno fiscale precedente. E poi qua le varie note. Ora, andiamo a vedere però invece ora la seconda parte, quella riguardante la trascrizione del discorso, perché in effetti ci sono molte slide comuni, però altre sono diverse, comunque sia hanno delle cose in più. Ecco qua, quindi questo ho fatto vedere,
Anche questo. Anche questo. Ecco, per l'appunto qui, fate molta attenzione, perché questo sarebbe lo specifico dell'attuale stato del business riguardante il settore gaming and network services. Quindi per l'appunto cos'è che dice? Nello scorso trimestre, ecco qua, e già facciamo cenno al miracolo, a quello che mai, ripeto, mai mi sarei aspettato accadesse. Il sell-in distribuito di PlayStation 5 ha raggiunto i 6,3 milioni di unità, un record per le console Sony nel quarto trimestre di un anno fiscale. E anzi, aggiungo io, un record in generale. E adesso lo posso anche mostrare, sempre grazie a John Welfare su Twitter, nonché anche su Installbase, che ha listato per l'appunto i migliori, i più alti distribuiti nel periodo che va da gennaio a marzo di ciascun anno fiscale. Abbiamo PS4, ha raggiunto 3,1 milioni come massimo. Pensate, pensate a questo. PS1, almeno di produzione, qua erano 4,62 milioni nel 98. Switch ha raggiunto come massimo 4,73 milioni nel 2021. Wii ha raggiunto come massimo, proprio parliamo dei massimi mai raggiunti dalle varie console nei vari anni fiscali, o meglio, tra i gennaio e febbraio dei vari anni fiscali. Wii è arrivato addirittura a 5,843 milioni nel 2009. Follia. Il DS poi ha detto ancora più follia, perché 5,81 milioni nel 2008, sempre tra gennaio e marzo. Poi PS2, però qua attenzione di produzione, quindi c'è la differenza, perché qua ovviamente non stiamo parlando soltanto di distribuito, ma proprio di unità prodotte che devono ancora lasciare le fabbriche. Ed ecco PS5. PS5 invece è proprio il distribuito, quindi sugli scaffali, o comunque sia in viaggio verso gli scaffali, quindi non più soltanto ancora in fabbrica o ancora in produzione. 6,3 è il record assoluto, non soltanto per Sony, ma per tutte le console in generale. E qua me devo magnan anche qua, perché perché se lo fosse perso, avevo detto che ero non dubitante, molto, molto più che dubitante che Sony potesse riuscire a raggiungere un risultato del genere. Perché Sony a gennaio, se non sbaglio, quando ha rilasciato i risultati finanziari per il trimestre tra ottobre e dicembre, aveva non soltanto confermato le previsioni per l'anno fiscale, ma le aveva addirittura aumentate, perché Sony originariamente prevedeva essenzialmente 5,2 milioni di unità vendute tra gennaio e febbraio 2023. E marzo, scusate, 2023. Ma poi ho pensato, ma tu guarda un po', aumentiamole di un milione. E Sony è riuscita addirittura ad andare oltre di 100.000 unità, che non so da dove abbia tirato fuori. Così, no, questo mi sa proprio di sbeffeggiamento. Proprio, guarda, non soltanto raggiungiamo il risultato, ma te lo meniamo anche in faccia così e andiamo oltre, proprio qui, proprio a sbeffeggiamento. Ripeto, io ero molto dubitoso al riguardo, per vari fattori. Una cosa che non avevo menzionato, se non sbaglio, nella scorsa live, è che in effetti Sony, o forse l'avevo menzionata, ma comunque sia, Sony a dicembre, proprio alla fine di dicembre, ha annunciato che PS5 aveva raggiunto i 30 milioni di venduto ai consumatori, nonché anche 32 milioni di distribuito. Quindi c'erano comunque 2 milioni di unità in ballo tra sugli scaffali, o comunque sia in viaggio per gli scaffali. Ora, normalmente avere una forbice, una finestra di distribuito in più dopo le festività non è una cosa brutta, anzi. Perché comunque sia, ovviamente le festività si ordina di più, perché non si sa mai che potrebbe accadere, ma comunque sia ti fanno una cuscinetto anche per l'inizio dell'anno, perché sai com'è, magari hai problemi di produzione, perché tipo Covid, ma non è tanto quello. Comunque sia, anche magari hai il capodanno cinese, quindi comunque sia, visto che molte unità vengono prodotte ancora adesso in Cina, hai comunque
un po' di unità in più che ti puoi giostrare in quel periodo senza avere problemi di scorte. Ci può stare benissimo. Quello su cui avevo dubbio io, semmai, era quanto queste due unità, milioni di unità in più, potessero sposarsi con i 6,2 milioni di distribuito in previsione, perché a quel punto voleva dire che Sony avrebbe dovuto distribuire proprio, cioè proprio vendere anzi ai consumatori tipo 6 milioni di unità. E devo essere sincero, io, con tutto che ho un corvo non qua pronto, ma immaginate che abbia un corvo pronto qui sul piatto, proprio bello da mangiare, bello croccante, che immagine, croccante, bello ciccioso. Io ho un po' il sospetto che Sony abbia distribuito un po' di più, comunque sia che abbia calcato la mano, ce l'ho. Ma nel senso, non che non abbia venduto la mano, anzi, è chiaro, cioè abbiamo avuto comunque sia risultati in Europa, tutti i vari report, che con tutto che sì, Sony nel trimestre precedente, l'anno fiscale scorso, quello tra gennaio e marzo 22, ha avuto grandi problemi di distribuzione in Europa. Anche in altri territori, però, soprattutto in Europa. Non parliamo neanche della Spagna, cifre micragnose. Quindi, ovviamente, in quei territori ha visto un aumento importante delle vendite. Magnificato, sì, ripeto, è vero, magnificato per l'appunto da quante basse fossero le vendite nell'anno fiscale precedente. Ma sono stati comunque aumenti tali che sono risultati in sta console ha venduto comunque un bel po'. Perché il problema era, il mio pensiero era, per poter raggiungere uno simile risultato, Sony doveva vendere cifre natalizie in vari territori, quindi non dico tanto gli Stati Uniti, perché ha venduto apparentemente molto bene gli Stati Uniti, ma non cifre natalizie, ma è normale. Cifre comunque molto alte, ma non natalizie, quindi non tipo un milione per mese, ma è normale. Però, per poter raggiungere cifre, un distributore di questo tipo, Sony doveva vendere cifre natalizie proprio da Natale tra gennaio e marzo, il che, ed è lì che è nata la mia, che è nato il mio grande scetticismo riguardo, perché con tutto che la domanda c'era, come, cioè chiaramente anche tra ottobre e dicembre ha fatto 7,1 milioni, ma era comunque sia limitata, cioè perché il distribuito ha iniziato a vedere un rilassamento a riguardo proprio verso la fine del trimestre, quindi c'era comunque ancora domanda, o meglio, in condizioni normali Sony avrebbe fatto anche ben oltre gli 8 milioni, per dire, ben oltre, anche 9 milioni secondo me poteva anche farli in condizioni normali, quindi c'era tutta la domanda non soddisfatta. Però console comunque da prezzo molto alto, periodo non natalizio, quindi in ogni caso tenere conto di flussi di spesa dei consumatori normalmente non così alti, mettiamoci anche magari la condizione economica attuale che si presta meno bene di altre, anche se comunque sia il gaming si è mostrato già in passato di essere più resistente a fenomeni inflazionistici o comunque sia di crisi economiche, basti pensare al 2008, Wii soprattutto e DS. Però o anche per quello che credo di aver menzionato comunque sia, la perdita di domanda, perché Sony ha avuto problemi di scorte per 2 anni essenzialmente, dal lancio PS5. 2 anni sono un periodo molto, molto lungo, e sono comunque ancora convinto che in realtà Sony un po' di domanda iniziale l'abbia persa, perché chiaramente non tutti, con tutto che la lineup è migliorata, con tutto che ci sono, che la situazione è migliorata, non tutti si sono sentiti pronti ad aspettare per 2 anni di fila per la stessa console. Ci sarà stata una parte, secondo me, non insignificativa, che si sarà comunque sia affacciata altrove, che sia PC, che sia Switch, che sia anche Xbox Series X ed S, che sia anche altre forme di intrattenimento, come Disney Plus, come Netflix, ovvero per l'appunto, visto che a mio parere il mercato di intrattenimento sono branche separate, però non proprio compartimenti stagni, quindi se c'è un qualcosa che aumenta la domanda di uno, non necessariamente non ha un impatto assoluto sulle altre, ma non si parla di una zero sum in ogni caso, quindi non è che se una cosa aumenta l'altra cala, però non è detto che in condizioni di un certo tipo non ci siano impatti, secondo me.
soprattutto in casi come quel PS5 che, ripeto, per 2 anni di fila non ha avuto scorte. Quindi domanda, certamente domanda soppressa, domanda insoddisfatta, che ammetto di aver sottovalutato. Sì, perché altrimenti con tutto che credo che potrebbe aver calcato la mano Sony con il distribuito, comunque stia convincendo i distributori, convincendo i negozi ad avere comunque tante console in scorta, però non ad un livello tale da creare, da non poter notare come la domanda ci sia stata. Ripeto, vendite europee, l'abbiamo viste, si può cercare anche su Game Industry ad esempio, o in generale report, che ne so, di GameReactor.es, che sarebbe, o di Vandal.es, che sono siti spagnoli, che riportano le vendite in Spagna, non sempre però comunque sia, poi fanno, recuperano anche per le settimane nelle quali non pubblicano, e se uno va a vedere le differenze tra l'anno scorso, l'inizio dell'anno scorso e quest'anno, ripeto, cifre molto basse, bassissime, micragnose l'anno scorso, però differenze tali che è innegabile che ci sia stato un aumento, che la domanda ci sia, e come, è innegabile, innegabile. E poi anche nel resto d'Europa, anche in Inghilterra, con tutto che l'Inghilterra fino ad ora è stato uno dei territori che è stato meglio servito da Sony da questo punto di vista, anche lì aumenti importanti, meno che altrove per ovvi motivi, ma comunque importanti. Scusate. E avevo anche pensato che, ahimè, Hogwarts Legacy, quello lì, avrebbe avuto un impatto sulle vendite hardware, ma non pensavo così tanto. E visto che abbiamo avuto report sui risultati di Hogwarts Legacy, non da Sirkana, perché Sirkana, ex, o meglio, l'artista precedentemente noto come NPD, non commenta sulle vendite software, non dice una mazza, una fava, proprio sta zitto, anche se ci sono record, niente, ma da altre parti... E come abbiamo saputo, vabbè, a parte 12 milioni di milestone di Hogwarts Legacy, tra l'altro vi voglio ricordare che la settimana prossima esce la versione per PS4, Xbox One. Avete visto un filmato riguardo? Nada! Oh, i bei tempi di Call of Duty per Wii! Chi se lo ricorda di Call of Duty Modern Warfare Reflex? I primi filmati! Me lo ricordo ancora adesso, è una cosa molto strana. La prima volta che si sono visti i filmati Call of Duty Modern Warfare Reflex, sì, il port del primo Modern Warfare uscito lo stesso anno del 2, sì, non ricordo ancora adesso, a parte il fatto ovviamente la confezione, ma scusate un secondo, perché si è bloccato qua? Fatemi vedere, ah non è normale, è il tablet, prima volta me lo ricordo ancora adesso, televisore antico al quale lui era attaccato. No, non televisore. Non parlo di un televisore vecchio di 10 metri. No, no, no. Antico, proprio che sembrava anni 50 e 60. Povero cagnolino che purtroppo, non ricordo ancora adesso, aveva il collare. Perché è purtroppo condizione medica. E poi questo qui. Tra l'altro, ovviamente, televisore antico, non puoi fare il direct feed. Quindi, chiaramente, off screen. E da lì... una finestra piccola, il primo filmato, il primo materiale video di Call of Duty Modern Warfare Reflex, una goduria, una cosa che non ho mai visto prima, così non si è mai più ripetuto, meraviglioso, proprio poesia e movimento in tutti i contesti. Per l'appunto si rischia, beh, magari senza il televisore, così senza il cane, però si rischia di avere per l'appunto Call of Duty Wii, perché poi anche Call of Duty Modern Warfare 3, poi Black Ops, anche quegli altri, le versioni Wii si sono viste proprio dopo, quando sono uscite, perché ovviamente Activision Blizzard utilizzava specificatamente prima le versioni PS3, 360 e PC, anche giustamente, però proprio nada della versione Wii, proprio nada assoluto, nada assoluto. E mi domando a questo punto per la versione Switch come saranno le cose, perché ancora di più, quella esce il 25 luglio al momento. Però purtroppo, nonostante, viste come dire, le inevitabili, il legame con J.K. Rowling, con le sue parole e le sue azioni, ahimè, il fatto che comunque sia il brand di Harry Potter di suo, nonostante il fallimento, comunque sia il flop dell'ultimo Creature Fantastiche, il brand è ancora molto forte.
E purtroppo è molto forte anche l'influenza di J.K. Rowling. E quello... non ne parlo molto in questa live, però è un problema molto grosso proprio di civiltà. Proprio per il suo impatto che sta avendo per quanto riguarda i diritti dei trans. Non perché non è soltanto parole, è anche l'impatto. Cioè, ci sono anche video, non mi ricordo il nome dello youtuber, che parla proprio di qua, delle specifiche amicizie di J.K. Rowling nell'ambito inglese. Amicizie con persone che definirei comunque pericolose. Cioè, rappresentanti di ultradestra, rappresentanti anche che addirittura sono contro l'aborto. Quindi, come dire, il nemico del mio amico, del mio nemico è mio amico anche in certi contesti. Però sì, purtroppo, sono cose che vanno ben al di là del gaming, non possono essere ignorate, però non ne parlo molto in questa live, però l'unica cosa che posso dire è che, ahimè, posso aggiungere un ahimè, per l'appunto lo aggiungo, ahimè, Hogwarts Legacy ha avuto un successo spropositato. Non se ne parla molto più, è vero anche questo, ma continua a vendere, e avremo a breve anche le altre versioni, tenendo comunque conto che non si sa quanto saranno buone, però possono aggiungere ancora. Quella Switch in teoria avrebbe potenziale ancora di più, ma bisogna vedere per l'appunto quella Switch. Com'è? Però, ancora, anche in questo caso, ahimè, è sempre me, per la questione di prima. Però, tornando a noi, sì, anche Hogwarts Legacy ha spinto tanto PS5. Non ha spinto tanto Xbox Series X ed S. Questo perché comunque sia Sony ha avuto la... ahimè, sempre qua, brillante idea di promuovere in maniera molto pesante, di collegare in maniera imprescindibile Hogwarts Legacy con PS5, ma dall'inizio, perché ricordatevi, è stato annunciato sin dal principio nel primo PlayStation Showcase, quello di giugno 2020, sin da lì, sempre legato a PlayStation 5. E all'epoca non sapevamo neanche che sarebbe uscito su PS4 e Xbox One. Anzi, neanche che sarebbe uscito su Switch, figuriamoci. Quella è stata annunciata anche dopo. Quindi, quella ha avuto un impatto, perché chiaramente è uscito prima su PC e su console current gen. Quindi, ovviamente ha spinto anche quello. E a tal proposito, per l'appunto... quindi sì, ho sottovalutato, cioè sapevo che avrebbe fatto tanto bene, ma sapevo anche, immaginavo che avrebbe anche spinto le vendite console, ma non pensavo così tanto, perché è innegabile che, ripeto, secondo me Sony ha calcato la mano col distribuito, perché anche tenendo conto di queste vendite importanti, un po' il sospetto che ci sia comunque una finestra non piccola, e al di là di quella che io considererei comunque sia, diciamo, salutare tra venduto e distribuito, ce l'ho, ma non così tanto da pensare che non abbia venduto una massa PS5, perché ricordiamoci, c'erano comunque altre 2 milioni di unità in ballo a dicembre, quindi ne hanno vendute tante in ogni caso, perché tenete conto di questo. 2 milioni per forza di cose li ha venduti, perché altrimenti non riuscivano in ogni caso a distribuire così tanto, anche calcando la mano, ma ovviamente è venuto molto di più. Quindi, anche tenendo conto, che ne so, 5 milioni di vendute ai consumatori, con quindi 3 milioni in ballo, perché 2 milioni erano parte del distribuito di dicembre più 3 milioni di questo qua, sono comunque 5 milioni, sono 5 milioni comunque di unità. Sono una marea per il trimestre in collo, questo trimestre 3 più alti in assoluto, e anzi direi comunque sia, perché anche gli altri sono comunque distribuiti, quindi un margine comunque c'è, in ogni caso. All'epoca Wii DS era molto ridotto per il just in time, però comunque sia il margine c'era, quindi sarebbe comunque sia anche in questo caso, con tutto che ci sembra una finestra grande, ampia, massiccia, più ampia del solito, comunque è stato importante, massiccio, quindi in ogni caso... è andata ben al di là di quanto immaginassi. Anche tenuto conto di possibili, ripeto, distribuiti superiori a quelli normali in queste condizioni. Cioè nel senso di finestre, di forbici, margini maggiori di quelli normali in queste condizioni. Anche in questo caso, comunque sia, è innegabile. Probabilmente ho sottovalutato l'impatto dei tutti i piccoli mercati, perché rispetto al passato ovviamente so PS5, così come PS4, ancor più direi per certi versi, è in tanti mercati, e ci sono tanti mercati piccoli, certo, singolarmente piccoli, ma se li sommi tutti quanti poi
diventano una massa che non puoi ignorare. Quindi anche quelle avranno contribuito per forza di cose, altrimenti non me lo spiego, con tutto quello che ho detto prima. È inevitabile. Per l'appunto, tornando a noi, altra cosa, e qui ci ricolleghiamo anche con, ahimè, Hogwarts Legacy. A parte il fatto che ovviamente dice che nei magazzini gli inventori si sono anche normalizzati e quindi adesso possono distribuire PS5 ai consumatori senza attese quasi in tutte le parti del mondo. Quindi per l'appunto l'abbiamo visto anche in Giappone, che ad esempio in Giappone abbiamo visto anche in effetti picchi di 90.000 unità alla settimana secondo Famitsu, poi calo graduale, poi più importante graduale, poi per 2 settimane nuovi aumenti improvvisi e poi altro calo. Però comunque sia aumento non sui 50.000 massimo, se non sbaglio, e poi di nuovo calo la settimana scorsa su 41.000, 42.000 quasi. Quindi comunque sia abbiamo già visto comunque sia per l'appunto in un territorio che è debole per PS5, però per darvi l'idea, aumenti importanti, poi per l'appunto domanda che cala perché giustamente non ci sono più le attese, quindi anche i rivenditori non autorizzati, così imparate. Ecco per l'appunto. In aggiunta, l'impatto positivo del distribuito aumentato di PS5 ha iniziato ad apparire anche per quanto riguarda il coinvolgimento nelle metriche e nelle statistiche di coinvolgimento, con, attenzione, vendite di software terze parti, ricavi anzi, per l'appunto perché si parla qui di quanti soldi guadagnati, eccedenti quelli dello stesso mese dello scorso anno fiscale per febbraio e per marzo. E tra l'altro, il numero di utenti mensili attivi per PlayStation in totale, quindi PS4 e PS5, è aumentato di 2,3 milioni di account rispetto allo stesso mese dello scorso anno fiscale a marzo. Vabbè. Quindi, la questione del software è interessante, perché specifica febbraio e marzo. Quindi vuol dire che in realtà a gennaio per PS5 il totale delle vendite del software per dollari, quindi non è specificato unità, non lo dice, parla di dollari, era comunque inferiore a quello del fiscale precedente, del gennaio 2022. Questo sono terze parti, quindi God of War, Ragnarok non c'entra, ma Call of Duty sì. Call of Duty c'entra sì. Ricordiamoci che Vanguard ha visto proprio ha toccato il fondo per un Call of Duty. Modern Warfare 2 chiaramente no. E direi anche Warzone 2, perché immagino che c'entra anche quello, microtransazioni. Si parla comunque di terze parti dollari, quindi immagino che c'entri anche per l'appunto quanto si ricavi in generale, quindi non soltanto vendita a prezzo, ma anche add-on, DLC e quant'altro. La cosa interessante è che gennaio, che è uscito a gennaio di terze parti per PS5? Forspoken! Povero Forspoken, e ancora di più perché Forspoken era a 70 euro. Allora, comunque sia, $70, no, 80 euro. Quindi uno di quei titoli che in realtà ti aiuta da questo punto di vista per questa statistica, perché ha un prezzo maggiorato. E allo stesso modo febbraio e marzo sono stati aiutati da questo punto di vista perché, ahimè, Hogwarts Legacy. Perché non soltanto Hogwarts Legacy veniva viene 70 euro 80 dollari, ma pensate anche per l'appunto alla versione digital deluxe che è uscita prima e che ha fatto molto, tanto, tanto. Lo si vedeva già da Steam. Cifre enormi di utenti connessi in contemporanea, ancor più in uscita del gioco, perché chiaramente tanti hanno comprato già la versione più costosa per giocarci prima. Quindi ancora di più, ovviamente anche a marzo ha avuto effetto, secondo mese, e poi anche altre uscite. Resident Evil 4 ovviamente ha avuto un effetto. L'anno scorso c'era Elden Ring, però Elden Ring era a prezzo standard, 59,99, quindi anche da questo punto di vista è ovvio che abbia avuto un impatto. Perché poi qui parleremo anche di quanto detto, ad esempio, su Bloomberg o comunque sia Hideki Yasuda, poi ne parliamo a riguardo. Anzi, comunque sia, ho proprio l'articolo del Reuters, poi che metterò qui, che lo potete vedere. Intanto chiedo anche comunque qua a John Welfare, perché abbiamo già visto. Quindi, e poi ne parliamo comunque
giusto un attimino un accenno e poi ne parliamo di più in dettaglio. Poi l'altra cosa è, per l'appunto, dal momento che impieghiamo da 1 a 2 mesi dal tempo che l'hardware viene distribuito fino agli effetti di... Ah, ecco qua, attenzione. Ecco qua gli effetti. Fino agli effetti di miglioramenti per quanto concerne il coinvolgimento diventino evidenti, terremo sott'occhio, sotto grande attenzione per le statistiche di questo trimestre e rifletteremo questi risultati nei nostri futuri modelli di previsione in maniera appropriata. Ecco qua la previsione ufficiale. Noi miriamo costantemente ad accelerare la penetrazione di PS5 e abbiamo l'obiettivo, per l'appunto, di distribuire nel corrente anno fiscale, quindi da aprile 2023 a marzo 2024, 25 milioni di unità, il più alto totale nella storia di qualsiasi console Sony. La cosa comica, allora, un attimo che devo no, la luce sta ancora, però non per molto. La cosa comica è questa. A naso, ma veramente a naso, 25 milioni per l'anno fiscale li sento più realistici, forse anche per quello che è successo in questo trimestre, ma li sento più realistici di quanto sentissi realistica la previsione di 6,2 milioni nel trimestre da gennaio a marzo. Proprio a naso, e la sento come un qualcosa che è alto come numero, è alto per PlayStation, è altissimo. Tenendo conto anche del prezzo della console, è alto, però lo sento più realistico. Bisognerà vedere, ovviamente, però ripeto, a naso non soltanto realistico, ma potrebbe anche, cioè secondo me possono anche, immaginando vendite in un certo livello, possono anche aumentarlo, però ripeto, più realistico in generale. Poi qua per quanto riguarda il software dicono che stiamo continuando a migliorare ed espandere i nostri titoli first party. Poi vabbè, God of War Ragnarok, che abbiamo fatto uscire a novembre dello scorso anno, ha vinto, ok, in 6 categorie, ha vinto il maggior numero di premi in 6 categorie ai BAFTA. E poi con questa grande hit, le vendite di titoli first party per l'intero anno fiscale, includendo anche Bungie, sono cresciute in maniera significativa, per l'appunto a livello di dollari 41%. Poi qua, per l'appunto, rimarcano che Spider-Man 2 esce quest'anno fiscale e poi, tra l'altro, stiamo anche puntando a continuare a migliorare, a creare nuovi IP, anche per l'appunto a far uscire titoli precedenti su PC e anche a rafforzare ulteriormente anche lo sviluppo di titoli live service, quindi live game services, quindi gas. Poi qui un attimino anche per quanto concerne il servizio di streaming, per la crescita del servizio di streaming, qua abbiamo anche per l'appunto... Un attimo. Nel dettaglio. È cresciuto del 23% di anno in anno per quanto riguarda la musica registrata. 22% per quanto concerne invece quella music publishing. Un attimo. Nel quarto trimestre, giusto, quarto trimestre. Quindi i nostri ricavi da streaming sono cresciuti in quarto trimestre del 23% in base su base annua per Recording Music, 22% per quanto concerne invece... Ah sì, il cambio, giusto. Quindi 8,13% effettivamente in base ai dollari. Poi tra l'altro qua la nota che Miley Cyrus ha fatto uscire Flowers a gennaio ed è diventata una grande hit, che tra l'altro ho sentito anche molto spesso alla radio, registrando quindi il più alto numero di stream in una settimana di Spotify. Yeah! Poi per quanto riguarda invece il settore film, pictures e quant'altro, qui più nel dettaglio abbiamo negli Stati Uniti, sin da marzo,
altri studi, anche altri grandi servizi di distribuzione, provider di servizi di distribuzione, hanno fatto uscire film su larga scala. E ci si aspetta che per l'appunto la performance nel cinema si rivitalizzi. Beh, in effetti questo è già successo a certi versi. Abbiamo visto John Wick 4, che, parlando di box office, John Wick 4 che è diventato il miglior risultato per la serie. Abbiamo avuto anche Megan, che ha fatto molto bene come titolo horror. Abbiamo avuto anche Scream 6, che ha raggiunto, superato i 100 milioni in America. Miglior risultato anche per quello. Se non sbaglio, anche grazie al contributo di Jenny Ortega, grazie a Mercoledì. Lo star power. Poi ancora. E Mario. Vabbè. Chiaramente Mario, che sta facendo cifre impressionanti. Questo al netto di Shazam, che è collassato, al netto di Ant-Man, che è rallentato moltissimo. E tra l'altro siamo anche in attesa di vedere, ma i film di supereroi in che stato sono dopo Black Panther, Black Panther, che non ha raggiunto i risultati del precedente con Wakanda Forever, però a mio parere, diciamo che ha tutte le scusanti di questo mondo per la morte di Chadwick, cioè tutte le scusanti. Già è un miracolo che secondo me quello non è un film tanto da criticare come risultato, perché, ripeto, è nato, cresciuto, uscito in condizioni non ideali, diciamo così. Thor è un po' più criticabile, però sì, ovviamente impatta anche la mancanza della Cina come mercato per i film hollywoodiani. Cina, dove invece stanno spopolando film come Suzume, per l'appunto, Shinkai, come The First Slam Dunk, grandi cifre. Cioè, si è visto negli ultimi tempi un discostamento enorme, di una riduzione enorme di domanda in Cina per i film hollywoodiani in generale, ma veramente tanta. È una crescita invece per i film tipo anime, quindi quelli di Shinkai, quelli The First Slam Dunk per l'appunto. Un po' anche in Giappone, però non in maniera così drammatica e drastica come è successo in America, come in Cina. Sì, certo, hollywoodiani, film non con domanda in America, certo. E poi Morbius ha fatto il miliardo, certo, come no. Poi, ovviamente, poi per quanto riguarda le produzioni, quindi comunque sia, abbiamo... Poi c'è anche Air, di Ben Affleck e Matt Damon, che non sta facendo malissimo, in effetti, per essere un titolo, un film che... drama per un pubblico adulto, che poi uscirà comunque su Amazon. Non tanto invece Dungeons and Dragons, da quello che ho visto, soprattutto quando si tiene conto dei costi molto molto alti per la produzione. Quello mi sa che è veramente flop, purtroppo, perché lo sta facendo male come numeri in sé, però dati i costi, aggiungendo anche quelli tipo di pubblicità, veramente tanto, non tanto bene, ecco. Poi, per quanto riguarda le produzioni televisive, con aumentata domanda per prodotti a low budget, in realtà bene questo. Scusate, stiamo rafforzando anche la nostra capacità di produzione con la creazione di SPT Non-Fiction, che ha 9 compagnie di produzione con punti di forza in vari generi, come documentari e reality show, guidati da Industrial Media, che è stata acquisita in aprile dell'anno scorso. Poi, il 4 marzo, i Crunchyroll Anime Awards 2023 sono stati tenuti in Giappone e hanno avuto 18 milioni di voti, che sì, da fan in più di 200 nazioni e regioni. Poi, tra l'altro, nell'anno solare 2021, il 48% dei 2,7 trilioni di yen per quanto concerne il mercato anime giapponese sono provenuti di fuori del Giappone. E anime in sé sta crescendo come una forma di intrattenimento globale. Beh, ripeto, per l'appunto, i film di Shinkai, The First Slam Dunk, ma io direi anche comunque sia Demon Slayer e One Piece al cinema, che hanno visto cifre molto buone in America anche, con tutto che comunque sia sono uscite limitate, quindi chiaramente fai 10 milioni la prima settimana e poi crollano. Però, credo che anche... l'ultimo su Zoom per l'appunto sia facendo bene anche da questo punto di vista. Non ho visto nello specifico, però. Poi
Tra l'altro, Crunchyroll ha raggiunto 10,7 milioni di iscritti. Poi per l'appunto, maggiori margini di crescita per quanto concerne i mercati invece emergenti. Poi anche rafforzare il nostro business su una varietà di fronti, così come anche distribuzione oltreoceano di film anime, per l'appunto One Piece, Demon Slayer, e attraverso la vendita di merchandise. Poi Entertainment Technology and Services Segment, per l'appunto questo qui, qua. Nonostante l'ambiente di business abbastanza severo, siamo riusciti comunque sia a raggiungere profitti quasi in linea con quelli dei piani iniziali, rafforzando operazioni e attraverso anche controllo dei costi. Poi, per quanto riguarda la fine dell'anno fiscale, l'inventory, siamo stati in grado di raggiungere in maniera più approfondita i nostri piani di gennaio, soprattutto in televisioni, e siamo stati in grado anche di terminare a dei livelli quasi pari a quelli dell'anno fiscale scorso, escluso l'impatto dei tassi di cambio. Per quanto riguarda l'anno fiscale attuale, invece, si anticipano comunque sia rischi quali una situazione economica più severa, quindi rallentamenti più severi, quindi per l'appunto per questo che hanno ridotto le previsioni. Poi gli assi di crescita, network service, poi anche innovazioni per lo sport. Ecco, per quanto concerne in effetti la questione qua di Imaging and Sensing Solution Segment, c'è da tenere conto anche di questo, lo dice anche Sony. Il mercato dei prodotti smartphone nel quarto trimestre, soprattutto in Cina, ha visto una leggera deteriorazione dalla previsione al tempo delle nostre precedenti risultati. E abbiamo quindi anticipato che la previsione di domanda per sensori di quest'anno fiscale inizierà ad un livello inferiore di quanto previsto, di quanto immaginato. In base al riconoscimento dell'ambiente di business, di mercato per il corrente anno fiscale, sarà estremamente instabile, abbiamo per l'appunto anche tenuto conto nelle previsioni di redditi operativi per quest'anno fiscale anche della diminuzione continua della domanda nella prima metà dell'anno fiscale e il rischio di un aumento dei costi per la produzione di massa dei nuovi prodotti. D'altra parte, però, anche in un ambiente così severo, la nostra compagnia sta guidando il trend tra i grandi, per quanto concerne i grandi sensori per mobile, quelli di maggiore stazza, poi anche quanto riguarda di migliore qualità d'immagine, anche per miglior performance, e modelli flagship, quelli modelli principali di produttori cinesi equipaggiati con i nostri sensori, stanno venendo rilasciati sul mercato uno dopo l'altro. Quindi con performance comunque migliori di quella dei nostri competitori. E direi da questa parte basta, quindi. Per quanto concerne un attimino invece, qui vado più nello specifico su PS5. Per la sessione domande e risposte, qui la descrizione che abbiamo anche visto prima. Quindi per l'appunto, qui questa è la domanda invece per il ROIC, per quanto riguarda per l'inventories. Qui per l'appunto Totoki ha specificato che praticamente le vendite hardware di PlayStation 5 sono aumentate, quindi riduzione degli inventory, quindi il che sarà positivo per il ROIC, soprattutto per quanto riguarda le spese di acquisizione, tra 50 e 60 miliardi di yen. Quindi l'impatto sarà molto ridotto nell'anno fiscale 2024, cioè nell'anno fiscale successivi poi. Poi invece questa domanda per quanto riguarda per l'appunto... Aspetta un attimo...
Ah, vabbè, mi sa sempre la domanda, la risposta alla stessa domanda, quindi... Ah, War, buonasera, scusami se, non te, se ti vedo soltanto adesso. Buonasera, come va? Tutto bene, spero? Beh, no, allora, Sony comunque mi sembra abbastanza in salute. No, più che altro il cambio dello yen ha aiutato molto per quanto riguarda le vendite. Diciamo che ha reso la situazione migliore. Scusa, un secondo che devo in effetti accendere qua la luce, perché in effetti qua, un attimo. Perché si sta facendo un pochino buio, quindi... sì, dicevo, comunque sia... Sony ha comunque visto in realtà un benefit dal cambio per quanto concerne le vendite, perché chiaramente, visto che molto del mercato è in America, un deprezzamento dello yen aiuta da questo punto di vista. Però questo vuol dire che si è anche un po' mascherato, cioè, ma anche per Nintendo, cioè, ripeto, per tutte le società che operano, come dal Giappone, nel mercato mondiale... Diciamo che certe cose sono state mascherate, ovvero certi ricavi, certe vendite, livelli di vendita in realtà sono stati un po' gonfiati, diciamo così, rispetto a quelli reali. Ma comunque sia, Sony è in salute, ma PS5 soprattutto ha bomba in questo trimestre, come ho detto prima. Ripeto, mai avrei pensato che davvero riuscissero a distribuire 6,3, quindi addirittura 100.000 in più di quanto della revisionata previsione, milioni di hardware per il trimestre da gennaio a marzo. È un numero spaventoso, francamente. Con tutto che, come ho già detto, secondo me hanno anche un po' calcato la mano, perché potevano. Però, chiaramente, c'è dietro un venduto molto importante in ogni caso. E non posso negarlo. Più di quanto immaginassi. Più di quanto immaginassi in base a fattori quali domanda latente che magari non era... Si è comunque, secondo me, ridotta rispetto a quella iniziale per i tempi di attesa e il periodo in cui siamo, non tanto per la condizione economica, ma anche per il fatto che gennaio-marzo non è periodo natalizio, c'è domanda diversa, normalmente domanda diversa. Però, comunque sia, beh, in ogni caso comunque sì, in generale in salute, però PlayStation... Vendite hardware spaventose. Però comunque sia, ci sono altre cose che vorrei dire. E in ogni caso adesso andiamo a vedere un altro pochino qua della sessione question and answers. E poi terminiamo per l'appunto con l'occhiata con più nel dettaglio del software, perché abbiamo anche avuto delle dichiarazioni, comunque sia, quanto detto da analisti per quanto riguarda il software. Quindi, poi per l'appunto qua. Ok, era sempre la stessa domanda, quindi va bene. Ok, questo analista non identificato ha chiesto: riguardante PS5, questo anno fiscale 25 milioni è l'obiettivo, che è il più alto di sempre per PlayStation, e anche questo è tanto. Vabbè, sì, rispetto a PS2, perché in effetti non abbiamo numeri precisi, se non sbaglio, abbiamo numeri di produzione, però comunque sia. Perché la domanda è: in questo periodo... giocare su smartphone è diventato molto popolare, non di recente ma da tanto ormai, e i costi hardware sono cresciuti, i prezzi sono anche cresciuti, e nonostante questo, in un simile ambiente così difficile, PS5 è molto popolare. Come mai, secondo voi? E Toto che quindi risponde: perché per l'appunto Toto che cosa dice? Crediamo che sia possibile perché ci sono consumatori PS4, ovviamente, e tra l'altro loro usano PS4 e comunque stanno anche facendo il cambio su PS5, ma anche per l'appunto, e vediamo per l'appunto a quanti faranno il cambio, ma ci sono anche nuovi consumatori, e stiamo vedendo anche la situazione da quel punto di vista, e in base ai nostri dati abbiamo per l'appunto elaborato questa previsione. E in base a questa previsione, crediamo che 25 milioni di unità all'interno di questo anno fiscale è un qualcosa che crediamo che possiamo raggiungere. Qui sì, comunque sia, teniamo conto che queste sono trascrizioni, soprattutto per quanto concerne la parte di questions and answers, riguardanti traduzioni simultanee, o quasi, comunque sia, con traduttori dal giapponese all'inglese. Quindi, è anche per questo se magari abbiamo non un discorso fluidissimo, perché stiamo parlando, ripeto, di trascrizione plateale di dati
no, non di dati, scusate, di discorsi tramite traduttori. Qualche come dire, qualche imperfezione è comprensibile. Poi tra l'altro, e per quanto concerne la seconda domanda, aspetta un attimo. Ah, è per l'appunto che hanno chiesto anche, e per quanto riguarda il gioco su smartphone davvero popolare, quali saranno i cambiamenti nell'esistenza a riguardo del 2023, dell'anno fiscale in corso? Sulla base dei profitti, questa parte standard si sta abbassando per il software. Ah, per l'appunto, per i first party, sì, giusto. Quindi avete parlato anche dell'aumento dei costi di sviluppo software. Con un simile scenario, potreste effettivamente condividere quell'informazione con noi? Quindi, per quanto riguarda la seconda domanda, cos'è che hanno risposto? Quindi, in ogni caso, avere un qualche tipo di hardware in mano è necessario. La potenza computazionale, Madonna santa, siamo tornati negli anni 90. Quindi sarà a portata di mano o potrebbe essere anche nel cloud. Quindi nel futuro quel cambio potrebbe avvenire. Ma in ogni caso qualche tipo di client dovrebbe essere necessario per poter godersi giochi diversi. Quindi con l'evoluzione delle tecnologie e hardware che possono per l'appunto essere alla pari con i tempi, provvederemo al fatto che al tempo dell'hardware creeremo valore. Sì, purtroppo ripeto, per la questione di imperfezione della trascrizione, per il fatto che si tratta di trascrizioni di traduttori che traducono simultaneamente. E per quanto riguarda la seconda domanda, anche se il ricavato sta aumentando, perché i profitti si stanno abbassando? Perché per l'appunto i costi di sviluppo giochi stanno aumentando. E anche da un punto di vista tecnico, anche i costi relativi alle acquisizioni stanno aumentando in questi termini. Per l'appunto ci saranno rafforzamenti per quanto riguarda lo sviluppo di titoli first party e verranno anche lanciati live services, quindi la riconferma per l'appunto che in questo trimestre avremo non uno ma più di un titolo per l'appunto riguardante live service. E visto che MLB The Show 23 è già uscito alla fine di marzo, non può essere, o meglio, può essere anche quello, perché MLB The Show può essere anche il 24 che esce a marzo prossimo. Però qui credo che si faccia riferimento a titoli diversi di live services, quindi Eldaverse 2, visto che stranamente Eldaverse 2 sarà live service gas, The Last of Us Factions si spera, probabilmente. Bene, ok, per l'appunto qua, che non abbiamo più limiti per la produzione di PS5, ok. Poi per l'appunto, sì, per quanto riguarda i costi per acquisizione di banche che saranno per l'appunto consolidati, quindi aumento di quella sezione lì dei costi, esatto. Poi per l'appunto vediamo. Allora, ecco qua per l'appunto. Quindi qua viene chiesto da Junya Ayada di JP Morgan. Per quanto riguarda il software, avete specificato che vi aspettate che i first party saranno in calo, le vendite saranno in calo rispetto all'anno fiscale precedente. E per quanto riguarda i third party e altri tipi? Un attimo. Quindi, secondo loro, comunque sia, le vendite di add-on non caleranno in maniera significativa nelle loro assunzioni, quindi attenzione. Per quanto riguarda invece i titoli di terze parti, forse siamo un po' prudenti. Nel primo trimestre, per l'appunto, vediamo la performance del primo trimestre e poi
la revisioniamo nuovamente. Quindi, per quanto riguarda il software, per l'appunto è riguardante come viene riconosciuto da questo termine, sì, per l'appunto i costi software verranno aumentati. Poi i servizi, i live services sono un nuovo servizio che svilupperemo e forniremo. Poi per l'appunto sì, qua un po' poco chiaro, l'ammetto. Quindi poi ok, qua un attimo. L'ultima domanda qui. Ok, stop alle domande. Stop alle domande. Quindi, l'ultima parte, vediamo un pochino più in dettaglio per le vendite software a questo punto. Lo possiamo fare. Ma prima di fare questo, un secondo, perché vado a prendere per l'appunto uno specifico link. Quindi soltanto un attimo, perché lo devo controllare. Quindi un secondo che così apriamo l'articolo delle Reuters anche là. Quindi un attimo. Ok, un secondo. Eccoci qua. Ok, quindi cosa è stato detto da alcuni analisti, tra cui Hideki Yasuda, che ha un po' delle opinioni particolari, è chiaro, lo ammetto. Allora, te lo spiego subito, perché essenzialmente, come ho spiegato prima, a dicembre, fine dicembre, Sony ha annunciato 30 milioni di venduto ai consumatori. Ma allo stesso tempo ha anche annunciato, cioè tramite i soldi finanziari abbiamo visto che erano anche a 32 milioni distribuito. Quindi c'era un margine di 2 milioni che ballava, ovvero non più in produzione ma spedito in spedizione. O comunque sia in viaggio verso gli scaffali. Come ho detto prima, solitamente avere un margine di questo tipo non è un problema, anzi, perché per l'appunto non si sa mai che magari ci siano problemi di produzione all'inizio dell'anno. Vedi anche il fatto che in Cina poi c'è il Capodanno cinese, quindi hai un periodo di stop della produzione. Hai comunque sia, hai il cuscinetto, è una cosa normale. Quello che su cui dubitavo era, tenendo conto anche di questo, quanto Sony sarebbe riuscita a distribuire 6,2 milioni di unità. Perché per l'appunto significava, almeno a mio parere, vendere veramente 6 milioni e passa davvero di unità ai consumatori. Quello che dico io è che secondo me è anche possibile che Sony abbia fatto tipo ad esempio vendute ai consumatori 5 milioni e che quindi in ballo siano rimaste tipo 3 milioni di unità su scaffali o in viaggio sugli scaffali, che abbia comandato, sia riuscita a comandare un distribuito alto, vista la domanda che comunque è alta, ripeto, no? Che è comunque alta, perché sarebbe essenzialmente 2 milioni di distribuito latenti a dicembre, più 6 milioni e 3 anzi distribuito per questo trimestre, sono 8,3 milioni. Tieni, immagina, 5 milioni di venduto ai consumatori, tra tutti i mercati, che ripeto, è un numero molto alto, non natalizio, ma è comunque molto alto per il periodo tra gennaio e marzo, è altissimo comunque, però hai comunque 3 milioni di unità in più che ballano, che non sono poche, però allo stesso tempo, almeno nella mia testa, spiegherebbero come Sony ci sia riuscita. O comunque sia, la domanda è tale che Sony ha potuto anche calcare la mano, secondo me. Perché, ripeto, io non me l'aspettavo proprio in ogni caso. Quindi, plauso a Sony, perché, ripeto,
anche ipotizzando che abbia ragione con questa mia estrapolazione, 5 milioni sono tantissimi per il trimestre, sono una marea. È giusto per capire anche in previsione dei prossimi trimestri, anzi di questo trimestre soprattutto. Con tutto che comunque sia, abbiamo che è uscito Star Wars Jedi Survivor, poi a giugno abbiamo La Mattanza perché abbiamo Street Fighter 6, Diablo 4 e soprattutto Final Fantasy 16 per ragioni di esclusività. Quindi, ripeto, avere un cuscinetto è normale, dipende semmai dalla larghezza del margine tra distribuito e venduto, e il che può impattare per l'appunto anche poi il distribuito successivo, tipo ad esempio in questo trimestre. Ma ripeto, come ho detto prima, a naso 25 milioni di distribuito per quest'anno fiscale suonano forse anche a posteriori di questo risultato più realistici dal principio rispetto ai 6,2 milioni di distribuito che prevedevano per questo trimestre, che poi non superati, ma ripeto, a naso, a primo impatto, a naso. Ora, per l'appunto, qui si fa per ora. Anche Bloomberg ha avuto l'articolo a riguardo, però non lo posso linkare, non lo posso mostrare perché per le questioni di articolo gratuito, che poi in realtà gli altri devi leggerli se fai l'abbonamento a pagamento. Però il Reuters ce l'ha a, comunque sia, una certa parte che coincide con quell'articolo. Ovvero, per l'appunto qua, questo no. Allora, ecco, l'analista di Toyo Securities, Hideki Yasuda, che è famoso anche per aver detto che in effetti PlayStation 5 avrebbe avuto difficoltà a vendere perché bianca, o una roba del genere, questo è vero, è successo. Però, qui una cosa da notare, ha detto che le vendite non eccezionali di giochi che comportano più profitti del lato console, diciamo che emanano un'ombra di dubbio per quanto riguarda per l'appunto le potenzialità di vendita, perché per l'appunto quello che è successo è che, andando a confrontare le vendite software rispetto al trimestre tra gennaio e marzo 2023, queste sono calate del 5,3%. Quindi Yasuda cosa dice? Se tu compri nuovo hardware, generalmente compri anche software. La crescita deve essere in tandem con quella dell'hardware. E non è stato l'unico a dirlo, però prendo spunto da qui per l'ultima parte della diretta. Ultima parte che per l'appunto coinvolge anche... È un attimino perché lo devo sistemare. Oh, il mio caro amico Excel, eccolo qua. Rispetto alle scorse volte, ho aggiunto anche la colonna O, aggiornato le righe relative agli iscritti a PlayStation Plus, nonché anche agli utenti mensili, ma ho anche per l'appunto aggiunto le colonne totali. Ho anche fatto tra l'altro una questione di... ho aggiunto anche righe riguardanti i cambi da un anno all'altro per quanto concerne vendite first party e vendite terze parti di unità, tra l'altro in questo caso, e poi per l'appunto colonne con i totali, quindi anche per queste parti qua, totali per ciascun trimestre. Quindi eccoci qua. Per l'appunto, come anticipato, le vendite software nel trimestre da gennaio a marzo 2023 sono in realtà, nonostante tutto, calate del 3,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno fiscale scorso. Però bisogna fare delle note, perché è vero, c'è stato il calo, e se uno va a confrontare queste vendite con gli altri anni fiscali, quelli... Allora, anche senza tenere conto effettivamente del periodo Covid, perché ovviamente il Covid ha gonfiato tutto, hai che ad esempio qua sono non così tanto alti rispetto alle vendite software della singola PS4, solo PS4, tra gennaio e marzo 2019, quindi comunque sia molto in là nella sua vita. Poi, se non sbaglio, qua c'è stata già la correzione. Sì, già la correzione, sì. Sono 10 milioni più...
superiori rispetto a quelle dell'anno fiscale terminato a marzo 2018. Quindi in realtà bisogna essere sinceri, rispetto ad altri trimestri che hanno visto cali molto più forti, qua non è un risultato troppo scarso, o meglio, è molto più criticabile a mio parere quello che è occorso anche nel trimestre tra ottobre e dicembre, quando il software è calato del 6,69%, ma soprattutto si è visto un calo del 20% delle terze parti, perché ovviamente molto è stato accelerato da God of War Ragnarok. Per l'appunto, le vendite first party sono aumentate rispetto ad ottobre-dicembre 2021 dell'84%, per forza di cose. E per l'appunto, tra l'altro, in questo trimestre invece cosa abbiamo? Abbiamo che le vendite software Sony, first party Sony, sono calate del 34%. Ma ha senso, anzi, ammetto che pensavo che sarebbe stato un calo anche più grande da questo punto di vista. Perché l'anno scorso Sony ha fatto uscire Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 a febbraio e marzo. Quindi due uscite importanti proprio alla fine dell'anno fiscale in quel trimestre. E visto che quest'anno non è uscito nulla se non MLB The Show 23, ma proprio al termine dell'anno fiscale, io pensavo che potesse esserci anche un calo del 50%. Quindi in realtà è, da questo punto di vista, first party meglio di quanto mi aspettassi. Quindi anche grazie alle gambe di Ragnarok. Però, ripeto, meglio di quanto mi aspettassi. Sono sorpreso in positivo. Terze parti, abbiamo visto che queste sono aumentate del 4,46% rispetto a gennaio-marzo 2022. E io mi aspettavo in effetti comunque sia un piccolo calo, quindi anche qua un pochino meglio, però non di molto. Quindi sì, mi aspettavo più che altro sul 62-63 milioni in totale, ecco, diciamo così. Però per l'appunto il fatto è questo. Sostanzialmente, quindi siamo per l'appunto terze parti che hanno visto un aumento rispetto all'anno scorso per l'appunto del 4,46%. Non molto, però c'è stato un pochino. L'anno scorso, tra l'altro, tra gennaio e marzo, non è che non ci siano state le uscite. Abbiamo avuto Dying Light 2, Elden Ring per l'appunto, WWE 2K22. Qualcuno si ricorderà anche di Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, però non c'è, vabbè, questo non teniamone conto, via. E neanche di Babylon's Fall, non teniamone conto, via, via. E quest'anno ovviamente, ahimè, Hogwarts Legacy. Ma anche, e anche qui in effetti effetto limitato perché è uscito alla fine del trimestre, Resident Evil 4. Ma anche Wolong, cioè in teoria ci sono stati vari titoli usciti. Forse, ovviamente, ripeto, Hogwarts Legacy ha fatto il botto estremo su PlayStation, su PC e anche su Xbox, su Series X ed S. Semmai, il fatto che si può criticare è, qui per l'appunto, sono concorde con la conclusione, ma per l'appunto, secondo me, bisogna aggiungere un po' di profondità. Bisogna, detto così, ovvero che, che il software non cresce in tandem, è un po' superficiale. Capisco la conclusione, ma è un po' superficiale. Perché? Spiego meglio. Io mi concentrerei più che altro sulle terze parti, perché ovviamente aveva Sony, giustamente, ovviamente vuole crescere anche il strumento di software. Però un ambiente salutare, e l'utenza Nintendo lo sa fin troppo bene, è un ambiente in cui sia first party che third party possono fiorire. I flop ci possono essere, ma se è un ambiente comunque sia dove puoi seminare e raccogliere, quello è un ambiente salutare. Ecco, il fatto è questo. Per l'appunto, terze parti. Per l'appunto, sì. Diciamo che in questi... Ecco, un attimo.
perché e il problema qua in effetti è che non abbiamo purtroppo la specifica tra first e terze parti per gli anni precedenti. Questo è un problema purtroppo, sì, perché Sony poi ha iniziato a fare la specifica in seguito, anche quando concerne la percentuale di software derivanti da digitale. Purtroppo non posso fare confronti diretti, però il fatto è questo: non teniamo conto del boom del Covid, però siamo comunque davanti a vendite software che non sono così in crescita, o meglio, per l'appunto, 62 milioni qua, 68 milioni di qua, sono, come dire, questo per l'appunto, non è che ci sia tutta questa grande crescita, sono... è ridotta, con tutto che se prima c'era PS4 adesso abbiamo due console. E certo, PS4 era in calo, ovviamente calo per l'età, è normale, però il fatto è che non stiamo vedendo vendite software che stanno crescendo in maniera più evidente, vediamo un qualcosa di più stazionario, anche tenendo conto ovviamente del fatto che sono d'accordo col dire che non puoi vedere le vendite software del periodo Covid e pensare che rimarranno per sempre. Questa è un'analisi del cavolo, perché ovviamente il Covid ha comportato delle situazioni, gente a casa, maggiore domanda di intrattenimento da casa, che era inevitabile che a mano scemassero poi con il ritorno alla normalità, con il ritorno di intrattenimento al di fuori della casa, o comunque sia con il ritorno della socialità anche. Un calo era inevitabile. Quello che si può criticare, sembra che per l'appunto, anche tenendo conto di questo, stiamo comunque vedendo, per l'appunto, se prendo le cifre pre-Covid, c'è cioè un motivo, c'è. Stiamo vedendo però per l'appunto una console, un ambiente, anzi, perché questo è il fatto, non è solo un PS5, un ambiente che non sta crescendo così tanto rispetto al passato. È un ambiente software che si mantiene stazionario abbastanza, tenendo conto anche comunque, purtroppo in generale, purtroppo non posso fare terze parti, però è stazionario, con tutto che PS5 sta ovviamente crescendo, ovviamente PS4 sta anche calando. Il fatto, a mio parere, è che qui Yasuda ha ragione, secondo me, o meglio, bisogna fare una specifica, perché ovviamente la console è triplicata di vendite rispetto allo scorso anno fiscale. Proprio precisamente triplicata. Paro, proprio il triplo esatto. E non sono d'accordo con il fatto che bisogna aspettarsi vendite software che siano direttamente proporzionali. Cioè, non puoi aspettarti che il software venda il triplo anche a questo punto così. La crescita sì, certo. Il triplo proprio proporzionale all'hardware, secondo me, no. Sarebbe un'aspettativa ben al di là del realistico. Quello che si può criticare, semmai, è che la crescita software sia comunque, ripeto, ancora troppo ridotta rispetto all'aumento dell'hardware. E Sony stessa l'ha detto comunque, 1-2 mesi per vedere l'aumento hardware che si riflette sul software. Però... allo stesso tempo non vedo un aumento software tale da dire ok, non soltanto PS5 sta sostituendosi a PS4, però per l'appunto, perché cioè non è soltanto riciclo, cioè trasferimento di utenza, ma c'è anche per l'appunto una domanda migliore di software, una domanda aumentata di software, un aumento di domanda, perché fase transitoria, certo, ma siamo comunque al 2023. La console è uscita nel 2020, con tutto che ci sono stati problemi di hardware inevitabili, però sarebbe auspicabile avere una... tipo, ad esempio, se la console cresce del 300%, del 200%, quindi per l'appunto, sarebbe auspicabile che il software crescesse anche di più del 100%, a mio modesto parere. E questo non servì, o comunque sia, crescita importante, perché ovviamente qua non abbiamo... ahimè, il problema è questo, non abbiamo la specifica di software PS4 e PS5, però posso ben capire che PS5 sia aumentata di molto come vendite, con tutto che Sony ha specificato aumento di dollari, quindi di guadagni, non tanto di unità di software venduto, però
a naso direi che è aumentato anche quello, cioè che è calata PS4, ma che è calata, ma che è anche aumentata in maniera importante PS5. Però secondo me, almeno stando a questi dati, e ripeto, senza tenere conto dell'effetto del Covid, quindi in maniera più corretta a mio parere, perché ripeto, non puoi paragonare l'attuale al boom delle condizioni speciali, semplicemente mi sembra una crescita che non è abbastanza rispetto, che non è, non dico direttamente proporzionale, ma comunque comprensibilmente proporzionale rispetto all'esplosione hardware. Con tutto che sì, non puoi vederlo nell'immediato, ma è il primo trimestre, da dicembre abbiamo unità, ma ancora adesso non si vede, tipo, avesse fatto 70, 80 milioni anche, allora sì, si sarebbe visto, perché non soltanto venditi hardware enormemente in più, ma il software, per darvi un'idea, giusto per darvi un'idea, ecco, sarebbe stato un aumento del 13%, non molto, ma tenendo conto di PS4 in calo e PS5 chiaramente in aumento, sarebbe stato un aumento che avrebbe sì fatto intuire, ok, PS5 si sta accelerando in maniera importante, come si deve anche da quel punto di vista. Questo è un problema che, con tutto che ripeto, questo trimestre è andato per certi versi meglio di quanto mi aspettassi. Migliori vendite first party e terze parti anche, che non sono calate, anche se di poco, però, cioè, l'aumento è stato ridotto, però pensavo addirittura ad un calo seppur minimo, perché comunque, ripeto, Hogwarts Legacy, ahimè, ha fatto tanto. E poi anche ci sono stati altri titoli, comunque sia, che sono usciti per la console. Più che altro il fatto poi, per l'appunto questo, perché semmai qua bisogna capire, ovviamente Hogwarts Legacy ha aiutato veramente tanto, ma è normale. Cioè, ripeto, anche l'anno scorso Elden Ring, con tutto che ha venduto in proporzione, cioè con tutto che l'anno scorso c'era più proporzione di vendite su PS4, ovviamente Hogwarts Legacy è stata esclusiva, lo sarà fino alla settimana prossima, di console current gen e di PC, quindi ovviamente impatto maggiore nello specifico. Però è più che altro una questione di che si c'era dietro queste vendite software. Perché in passato abbiamo anche parlato, semmai, di quanto magari ci possa essere anche la questione di guadagni per vendita di gioco che riflettano una percentuale molto alta di vendite derivanti più che altro da titoli a prezzo più basso, quindi il cosiddetto catalog, ovvero titoli scontati sui store digitali. E tra l'altro, da notare che in effetti qua abbiamo che, se confrontiamo l'anno fiscale scorso con quello attuale, o meglio per il quarto trimestre per l'appunto, abbiamo che è calato il guadagno, il revenue, il guadagno per singola unità venduta di software fisico di poco, però è aumentato anche quello, però è aumentato quello digitale. E qua chiaramente direi anche l'impatto di Hogwarts Legacy, perché molte unità le ha vendute sul digitale, anche grazie alla questione della Deluxe Edition, che era sì disponibile anche fisicamente, però chiaramente se lo vuoi quanto prima lo scarichi. Poi qua, tenendo anche conto per l'appunto del cambio, però sì, faccio una questione sia di yen per l'appunto, ce la vedo entrambi, sia yen, sia per quanto riguarda lo yen che per quanto riguarda il cambio. Cioè, per l'appunto, la questione è la salute, o meglio, non soltanto le vendite software, ma che si c'era dietro? Cos'è che vende? Perché quella mia impressione, anche vedendo queste cifre, che ripeto, non parlano di vendite software che stanno aumentando abbastanza rispetto, tenendo conto comunque sia che PS4 in calo, abbastanza rispetto alle vendite hardware, non tanto quanto le vendite hardware, perché sarebbe assurdo, ma abbastanza, tenendo conto dell'aumento delle vendite software, hardware, scusate. Quale potrebbe essere il problema dietro? O meglio, che cos'è che vende su PS5? Perché abbiamo il Giappone. Il Giappone, l'ho sempre detto, è un caso speciale. Non ne puoi tenere conto, o meglio, non puoi estrapolare così com'è dal Giappone a livello mondiale. Perché negli altri mercati abbiamo anche digitale più elevato. Abbiamo per l'appunto anche che negli altri mercati i titoli forti vanno alla grande,
Hogwarts Legacy, Resident Evil 4. Adesso avremo anche Star Wars Jedi Survivor, che indubbiamente farà molto bene. Però dall'altra parte hai titoli come One Piece Odyssey, che non sta facendo molto bene. Hai Forspoken, con tutto che Forspoken ha tante colpe di Square Enix, tra cui anche quelle di pubblicità, però Sony l'ha anche spinto. E non è un titolo di fascia media, è un titolo di fascia alta, ma ha floppato veramente tanto male, ma male male male. Pensiamo a Wild Arts ad esempio. Wild Arts è un titolo che anche... oddio, questo in realtà bisognerebbe anche tenerne conto per il Giappone, perché ha venduto molto poco, con tutto che ha avuto anche problemi di distribuzione, però è un titolo che in teoria, simile a Monster Hunter, non è che pensi di vendere 30.000 unità la prima settimana. No, penseresti molto di più per il Giappone. In teoria, cioè, Monster Hunter Like, con delle variazioni, con un budget dietro, non altissimo, ma budget dietro, ti aspetteresti comunque sia delle vendite di un certo tipo. A livello mondiale poi ne parliamo neanche. Con tutto che... in realtà non ha venduto malissimissimissimo in totale, ma parlo di PS5. E su Steam ha fatto una grossa percentuale, indubbiamente, vedendo anche i numeri di utenti connessi in contemporanea, vedendo anche le classifiche, almeno europee, perché in America è arrivato anche in top 10 a febbraio, ma per l'appunto là... classifiche basate sul ricavato e tutte le console, tutte le piattaforme, quindi anche PC, dove avrà venduto la parte maggiore. Penso a Like a Dragon, che non ha avuto gambe, cioè veramente è andato molto bene a febbraio, nono, sopra Octopath Traveler 2, però poi è come se, tra l'altro anche lì, versione con accesso anticipato, però è come se poi tutto sia terminato immediatamente dopo, ma in realtà, in effetti, per Like a Dragon, anche le altre console, però... anche su PS5, anche nell'ambiente inizialmente considerato ideale per Yakuza Like a Dragon. Penso a Octopath Traveler 2 stesso, su PlayStation. Molto basso rispetto alla versione Switch. Molto, molto basso. Ok, che è il primo uscito su Switch e non uscito su PlayStation, ma su Xbox sì, perché grazie a Game Pass. Però comunque sia, uno si aspetterebbe delle vendite un po' più consistenti rispetto a quelle di... almeno tenendo conto dell'utenza che si credeva, o comunque sia dell'utenza PlayStation, che è sempre stata, e lo è ancora adesso, però direi a questo punto in modo inferiore, avvezza a JRPG, ti aspetteresti vendite un po' più alte e non quelle micragnose che si sono viste in giro per i vari mercati, di quelli di cui abbiamo informazioni. Questo per quest'anno. Posso mettere anche Wolong a questo punto, almeno PlayStation, perché ha raggiunto i milioni di vendite nel mondo. Però Wolong ha fatto vendite molto alte su Steam, chiaramente, perché ha raggiunto i 70.000 e passa utenti in contemporanea, tanti dalla Cina, indubbiamente. Quindi una buona fetta, buona buonissima parte di vendite l'ha fatte su PC. Non considero neanche Xbox, purtroppo, perché in effetti quello è un altro discorso, però... sembra esserci comunque una mancanza, con tutto che non ha fatto male, almeno in Asia, però sembra esserci comunque una mancanza da parte di PlayStation 5 e 4, vabbè, più 5 direi a questo punto. Mancanza di contributo. Se mi sposto all'anno precedente posso pensare anche a Need for Speed Unbound, con tutto che Electronic Arts ha fatto di tutto pur di non farlo vendere. Ma guarda un po', Wild Arts, siamo uniti in questo. Penso anche alla versione PlayStation di Tactics Ogre. Penso più che altro per la differenza con quella Switch. Penso al risultato anche su Steam. Penso anche a un po' God of Nice, però ovviamente là c'è anche tanta colpa di Warner Brothers. Penso anche agli Star Ocean, ai Soul Hacker 2. Titoli che hanno fatto veramente, veramente poco. E ripeto, penso anche, ripeto, a Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin. Sto parlando di titoli, non tanto il fatto che ci siano flop, perché ogni console ha i suoi flop. Anche l'ambiente più salutare non potrà cogliere tutti quanti, soprattutto a mano che si va avanti con la vita della console. Però il problema è il numero di giochi che hanno avuto risultati non soddisfacenti, o meglio, che da quello che si può vedere... perché magari più trasparenza, grazie, hanno avuto risultati non soddisfacenti su console, su PS5, perché a me, ripeto, Xbox è un discorso a parte, purtroppo un discorso a parte Xbox.
anche al di là di dei meriti della software house, del publisher, dei meriti di sviluppo, dei meriti anche di promozione. E la quantità è anche livello, ripeto, Forspoken, per il budget che ha, per il tipo di gioco. Buonasera Jungle Fossil, come va? Spero tutto bene. Gioco mi... Allora, purtroppo non te lo so dire, perché nel senso che non ho una PS5. Però da quello che vedo, ad esempio, come esclusiva PS5, Final Fantasy XVI sembra molto, molto, molto tanto promettente. Proprio ho visto anche lo State of Play dell'altro giorno. Sembra promettere veramente tanto, ma tanto bene. Atmosfere cupe, però veramente con tutti i crismi, proprio con molto action, però molto figo. Poi anche per l'appunto il mondo di gioco, molto molto figo. Street Fighter 6 chiaramente anche lui, Street Fighter anche lui chiaramente. E quello me lo compro su PC, tranquillamente. Poi, esclusive comunque sia... No, non è i miei segreti, è che non ho la PS5, quindi... Non, purtroppo non ti so dire in effetti... Cioè, semmai da quello che ho visto, a mio parere, God of War ovviamente sì. Però non ti posso dire come ci ho giocato, perché non l'ho giocato. Elden Ring sì, su PC. Elden Ring sì però, quello straconsigliato se non l'hai giocato, quello straconsigliato. E quello, sì, in effetti sì, Elden Ring veramente tantissima roba. Che sia PC, che sia PlayStation, che sia Xbox, tantissima roba. Veramente un titolo che segna. E il prossimo ce l'abbiamo a breve a maggio. Però, per l'appunto, la questione è... La mia paura, la mia preoccupazione è che PlayStation 5, PlayStation in generale, ma direi in prospettiva più PlayStation 5, sia un ambiente dove i titoli grossi fanno bene, gli eventi fanno bene, in dubbio, a parte il Giappone. Ma i titoli non eventi possono avere più difficoltà, perché ad esempio Forspoken, oddio, anche Forspoken in teoria è un evento, sarebbe un evento, un titolo AAA anche oltre, ma ha floppato. E quando parlo di flop non parlo di cifre basse, comunque sia, vabbè, parlo di cifre micragnose, proprio il flop che spaventa, il flop che ti fa terrorizzare per l'impatto che può, non tanto impatto quanto più che altro per quanto ci è speso sopra. È per quanto sta vendendo. La discrasia enorme tra le due statistiche. Più di quella che ti aspetteresti anche da un flop di quel livello. O penso per l'appunto ai vari titoli più di nicchia, che sono di nicchia, quindi chiaramente non di più di nicchia, quindi non si aspetta che vendano molto, ma quello che si è visto per questi titoli, Star Ocean, Soul Hackers, Need for Speed, in realtà non sarebbe neanche, però sono vendite molto molto basse. Quindi ancora riflesso di una user base che sembra non rispondere in maniera adeguata, comunque sia, come ti aspetteresti, a questi titoli acquistandoli. Ripeto, non che debbano tutti fare bene, perché è inevitabile. Ma quello in dubbio per Forspoken, quello chiaramente in dubbio, che ha avuto, non è soltanto caso di PS5, in dubbio. Però ripeto, abbiamo avuto in passato altri titoli di questo tipo, comunque sia, AAA, che hanno avuto per l'appunto proprio promozioni sbagliate, o comunque sia, fondamenta sbagliate. Ma il problema di Forspoken è che il risultato, da quello che si è stato proprio tanto, tanto, tanto basso, ma veramente tanto basso, anche per un titolo con poco hype di quel livello. Tanto per dire, positivamente, due titoli che direi che un po' vanno contro questa tendenza e che quindi sono una cosa positiva per PlayStation, non soltanto per PlayStation, però in questo senso sì per PlayStation anche, Dead Space The Remake e Dead Island 2, due titoli morti per Dead. Però, ad esempio, Dead Island 2 ha fatto già il milione di distribuito in 3 giorni, è tantissimo, e tenendo conto anche del tipo di titolo che è, ovvero della sua storia di sviluppo, è una grande cosa. Tieni conto anche che non è uscito su Steam quello, ma sull'Epic Games Store, quindi sì, PC, però non pensare che sia troppo alto. Anche se magari al lancio ci sono proprio gli utenti più appassionati, quindi magari va al di là dei limiti che si credono quelli dell'Epic Game Store. Però è chiaro che ci sia un contributo buono di PlayStation anche.
perché Xbox, ripeto, è un discorso a parte. E questo è un problema di cui bisognerebbe parlare, ma non è il... non in questa live, anche perché la mia gola... E per l'appunto, quindi, io devo ancora vedere più segnali, perché questi due non sono male. Non sono male, in realtà. Dead Space è un titolo remake che non ha fatto per niente male, in America soprattutto, e non dubito che la versione PlayStation abbia contribuito in maniera importante. Non lo posso dubitare. Dead Space è lo stesso. Sono titoli, sì, che ammiccano la... Ah, vabbè, Dead Space ovviamente era un titolo... E comunque è un ottimo remake, però non è un titolo sul quale è stato speso una marea a confronto di altri. Perché comunque, vabbè, remake. Fatto molto bene, ma comunque remake, in ogni caso, non un titolo nuovo Al contrario di quella ciofeca di Immortal Obevium, quello non lo tengo conto come, come dimostrazione della incapacità o comunque sia della... problematicità di PlayStation nel vendere certi titoli, perché è proprio... non, Madonna santa, è morto solo Vevium. Proprio il mid che più mid non si può. È il Godfall 2023. Ecco, è il Godfall 2023. E mi dispiace dirlo. Proprio da quello che ho visto... arancione. Blu. La magia, che in realtà sono armi di un FPS qualunque. A parte il laso e lo scudo. E il laso è figo. Però le altre cose è come se tu sparassi. No, è un first person shooter con la magia. Ma in realtà la magia sono delle pistole. Sono armi che sparano. E dov'è la differenza? Dov'è? Poi tutto il design del gioco, artistico soprattutto, è proprio il mid. Fa proprio Godfall, che è il titolo che è uscito al lancio di S5, che era proprio la direzione artistica mid, più mid possibile. Scusate per l'infogliamento. Però... in generale, quello che che bisogna capire, secondo me, è... dobbiamo avere altre dimostrazioni. È quanto PlayStation sia in grado di essere un ambiente amichevole, non dove avrei sempre successo, perché non è possibile. Neanche per gli indie su Switch all'inizio della console, è ovvio. Qualcosa deve floppare, o meglio, non deve... non potrai... non tutti avranno la possibilità di emergere. Purtroppo è la vita. Lo so bene io. Però avere un ambiente che lo favorisca è ovviamente la cosa ideale. Quello che non so è se l'ambiente di PlayStation possa aiutare a livello di indie, a livello di titoli piccoli, a livello di titoli anche medi, e forse anche a livello di qualche titolo più grosso. Forspoken, ripeto, il livello di flop che ha avuto, non tanto il fatto che abbia floppato, il livello di flop. Quindi un ambiente, diciamo, più ostile, ecco, al di là dei titoli che vengono considerati eventi. Hogwarts Legacy, per l'appunto, vendite enormi. Resident Evil 4, ottime vendite. Con tutto che secondo me quella ha avuto un aumento importante su PC, ma riguarderebbe soprattutto l'impatto sulla versione Xbox. Di nuovo, discorso a parte. È questo quello che a me preoccupa di più. O meglio, la mia critica riguardo. Perché vedendo queste cifre software, non credo che PlayStation 5 stia aumentando abbastanza i giri a vendita software, tenendo conto che ovviamente PlayStation 4 cala per forza di cose. E più che altro questo aumento, queste cifre mi fanno pensare che non stiamo vedendo un ambiente, o comunque sia un ambiente che sia amichevole abbastanza per titoli che non siano il triplo AAA, o comunque sia l'evento in generale, sportivo o meno. Sportivo, titolo per l'appunto con su licenza, con il budget dietro, come Jedi Survivor per l'appunto. E questa è la mia preoccupazione. O meglio, potrebbe essere anche una conseguenza dell'ascesa di Switch e di PC come piattaforme sulle quali poter giocare questi titoli. E più che altro che PlayStation non riesce, nonostante la console sia uscita nel 2020, non stia riuscendo in questo momento a migliorare abbastanza la sua quota di mercato per questi titoli. E uno può dire, chi se ne frega? Ma io dico che un ambiente salutare, dove
il software vende come si deve, basta anche avere quei titoli. Per i titoli che non sono i massimi eventi, ma che comunque sia arricchiscono anche la console, proprio la lineup della console, arricchiscono proprio l'offerta, possono attirare più persone. Anche se sono piccoli, anche se sono nicchie, nel mondo di oggi, dove che secondo me è fatto di nicchie a causa anche di algoritmi personalizzati, robe di questo tipo, in cui per l'appunto abbiamo pubblicità così tanto personalizzate da creare delle bolle, effettivamente, con delle bolle in cui vedi molto di meno titoli che non siano quelli al di là di quanto ti viene dato l'algoritmo, hai bisogno con questo di avere una varietà. Però se hai una console, comunque sia un'utenza di quella console che non vuole quella varietà come la voleva in passato, e forse molto meno rispetto a come la voleva in passato, secondo me non è positivo. Bene per Sony, o meglio, perché comunque sia i titoli grossi sono quelli che portano tanti soldi, poi gas ovviamente, normale, però non lo vedo poi a lungo termine come un qualcosa di estremamente positivo. Diciamo che il mio giudizio è un po' di preoccupazione a riguardo, con tutto che è vero, bisognerebbe avere delle informazioni un po' di più. Ripeto, non abbiamo purtroppo queste specifiche, le abbiamo avute soltanto a partire dal quelle first e terze parti, dall'anno fiscale terminato a marzo 2020. Abbiamo il totale vendita di software, però non abbiamo le altre parti, quindi non posso fare giudizio completo, però io sento questo fattore di preoccupazione. Voglio comunque vedere come si sviluppa, perché giustamente, come ha detto anche Totoki di Sony, ci vuole un po' di tempo, un minimo di tempo tra vendita dell'hardware e poi miglioramento dell'engagement. Al momento ancora non l'ho visto, dopo l'ottimo Natale, il clamoroso primo trimestre, ancora non ho visto abbastanza di questo. Al netto comunque sia che, ripeto, non puoi ancora una volta dire no, sono bastard che non sono quelle dell'anno scorso col Covid. Non puoi dirle in maniera così naturale, non puoi, devi soppesare, filtrare. Io se me lo dico anche io che secondo me c'è qualche cosa di cui preoccuparsi, ma per l'appunto già pensando il fatto che non puoi fare quel confronto, non lo puoi fare così direttamente, non lo puoi fare. Ok, io direi che per quest'oggi va bene così, anche perché il mio tablet sta per spegnersi. Sto mettendo infatti adesso sul telefono, giusto per questi ultimi attimi, perché così controllo tutto quanto. Sì, e ripeto, è sempre quella la mia preoccupazione, il mio cruccio, quello su cui mi concentro è il software. L'ho fatto già in passato, cioè anche andando a vedere le classifiche di Famitsu, con tutto che PS5 è aumentata veramente tanto, è indubbio. Il software, nonostante alcuni successi e nonostante lo split tra le versioni PS4 e PS5 stia aumentando a fuori PS5, anche soltanto il retail, non sappiamo a livello digitale, ancora adesso comunque sia abbiamo classifiche in Giappone retail dominate da Switch, con anche la scorsa settimana, se non sbaglio, tipo 24 titoli Switch e poi 6 PlayStation, con tutte le uscite che ci sono state anche per Switch, ma ovviamente anche per PlayStation. Ovvero l'ambiente generale, vabbè, e ripeto comunque sia, in Giappone è un caso a parte, perché neanche titoli forti grossi stanno facendo delle cifre sulle aspettative. Qui al di fuori del Giappone sì, però rimane secondo me il problema dei titoli che non sono gli eventi, che non sono i tripli, quadrupli AAA. Bisogna vedere come cambieranno le cose da qui in avanti. E più che altro, se magari Dead Island 2 ad esempio sia un primo titolo che posso dire ok, questo è un buon inizio, ce ne saranno anche altri di questo tipo, soprattutto per quanto concerne indie, titoli piccoli e medi. Beh, comunque sia, Dead Island 2 non è AAA, però ha un certo budget, però allo stesso tempo non è un evento enorme, quindi è una cosa secondo me buona che abbia avuto un buon inizio. Bisogna vedere come venderà poi dopo, però l'inizio è indubbiamente buono. Ed è questa è
una notizia positiva, secondo me, una notizia buona per l'ambiente PlayStation di software. Vediamo quante altre ce ne saranno da qui in poi. Bene, ho fatto comunque 3 ore, nonostante abbia pensato, ok, vedrò la prossima volta se magari limitarmi un po', magari non andare così tanto in dettaglio nella prima parte, perché veramente ira di Dio. Detto questo, finalmente posso dirvi, vi ringrazio per la presenza, spero che abbiate gradito, magari forse mi sono un pochino, alcune cose se le ho ripetute mi dispiace, era per il concetto trasmetterlo come si deve, spero di essere stato anche abbastanza chiaro nella stragrande maggioranza di questa live, perché comunque mi piace farla e mi piace cercare di spiegare quanto sia possibile essere chiaro, cercare di rappresentare i miei pensieri quanto possibile. Poi potete anche criticarli, è normale, e se dialoghiamo è anche una cosa ottima. Magari mi sbaglio anche io su certe cose. Oh, ripeto, mi sono sbagliato sul distribuito di questo trimestre, che mai pensavo l'avrebbero fatto, quindi. Però spero di essere comunque sia chiaro e per l'appunto che si comprenda almeno quello che dico. E che magari vi aiuti anche a comprendere un po' tutti questi grafici, tutte queste cose qua. Grazie ancora, e il mercato anche in generale, comunque sia. Almeno per cover quello che vedo io. E poi ripeto, se volete poi, se avete, non lo dico alla striscia, ovvero se avete qualcosa da dire, noi siamo qua, perché cazzarola. Però nel senso, comunque sia, magari, per l'appunto, che si formi il dialogo. Un buon tipo di dialogo. Vi ringrazio ancora per essere stati qua. Adesso, la mia bocca sarà cucita per un po' di ore, per quanto possibile, perché parlare per 3 ore di fila non è facile con queste cose, perché non è neanche lo spazio di pausa durante il gioco, è 3 ore continuate. Vi ringrazio ancora, ci vediamo alla prossima. Quindi, non so ancora se martedì o mercoledì con Xenoblade, però forse no, direi più mercoledì. Vabbè, tanto comunque sia, vi darò avviso sui canali, sul canale di Twitch, di Twitter, scusate. Buona serata anche a te, World33X. Spero che tu abbia gradito per l'appunto. Buona cena anche a te. Ci vediamo alla prossima. Buon weekend. Buon 1° maggio per l'appunto. E ciao. Ciao, 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 ciao. Addio, addio, tua voce addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Piccola cosa. Le domande della vita. Perché esistiamo? Perché viviamo? Chi siamo noi? Ma soprattutto, perché Gun Daddy Gun, l'originale, sembra tanto con quello xilofono una canzone Crash Bandicoot? Ma ancora di più, perché la cover di Nas Buckley sembra la stessa canzone di Crash Bandicoot, però la versione Pat Teschio? Versione Teschio. Buona serata a tutti.